In cabina di commento con me abbiamo il fedelissimo Jacopo Rocchita. Ciao Jacopo, buonasera. Ciao Simone, buonasera a tutti, buona gara. Ovviamente non siamo da soli perché gli esperti della lezione gara sono forniti dal buon Marco Luconi. Ciao Marco, buonasera. Ciao Simone, ciao Jacopo, buonasera a tutti e buona Pro League. E dunque siamo qui in Brasile per il penultimo appuntamento di questa Pro League, dove ovviamente abbiamo visto tantissimo, soprattutto abbiamo visto che il campionato si è chiuso la settimana scorsa in Qatar, non soltanto quello piloti ma anche quello costruttori. Quindi diciamo, caro Jacopo, una stagione che è andata in direzione Aston Martin e che ancora bisognerà capire se la Aston Martin sarà ancora forte in queste ultime due gare. Ma diciamo che ormai i giochi per i titoli sono chiusi. Aston Martin ha dominato sia nei piloti con Kaisermat che nei costruttori, con anche Gallians che ha deciso gare importanti determinando con due vittorie per il team. Si gioca queste ultime due gare per qualcosa, soprattutto al secondo posto per quanto riguarda Sperry contro Lopensky e più in generale per i piloti, per chiudere bene un'annata nella quale magari e qualcuno ha chiuso in crescendo. Vedi Sargent, che in questo momento è il pilota più in forma del campionato, oppure altri piloti che magari sono andati meno bene nel corso della stagione, magari hanno bene nel corso delle due gare per un po' rifarsi e per anche un po' più divertirsi. Eh sì, assolutamente, è stata veramente una bella stagione per loro. Poi adesso più che altro c'è da vedere come si concluderà, anche per quanto riguarda, come hai detto te, il secondo posto con Lopensky e Patrick Sperry che sono in battaglia. Questa sera abbiamo un paio di assenti, abbiamo anche assente soprattutto la pilotessa della Ferrari, Fede Kart della Ferrari, Overboost della Red Bull e penso anche Los Angeles, sì, perché c'è anche solo Tia Prince, l'unica Alfa Romeo che sta affrontando adesso l'ultima curva per poi lanciarsi sul lungo rettilineo e chiudere il giro. Diciamo, vediamo un po' anche i settori, perché in questo momento 16-9 nel primo settore, 34-5, avvoltisce subito Tia Prince, ma occhio, attenzione al secondo settore di Pierre Joker che ha fatto fucsia. Vediamo come sta andando a chiudere il pilota dell'Alfa Tauri, anzi addirittura ha segnato il tempo 1-8-9. Sì, diciamo che molti piloti stanno facendo o due tentativi o diciamo usciranno a brevissimo, visto che la pista è molto corta, quindi diciamo che spazio per fare un tempo ce n'è. Fondamentale per i piloti è trovare subito un giusto feeling, perché comunque il primo e l'ultimo settore è composto da una curva, quindi si fa, cioè ci si può inventare poco. La vera difficoltà risulta nella parte centrale, nella quale in quest'anno, su questo gioco soprattutto, si sente molto i cambi di pendenza, quindi anche le fasi di accelerazione della monoposto diventano molto più difficili, soprattutto a marce bassissime, e le tre curve che sono nella parte centrale dell'Interlagos aumentano questa difficoltà, e quindi per i piloti fare il tempo non è così banale. Poi soprattutto un minuto di percorrenza, i piloti saranno nettamente vicinissimi tra di loro, quindi la classifica secondo me sarà molto serrata. Intanto sta uscendo il sole in questo circuito brasiliano e arriva adesso in questo momento sul traguardo Sergente, 1.8212, si piazza in prima posizione il pilota dell'Alfa Tauri, con dietro in questo momento Lopensky che ha segnato 1.8.5, ha preso leggermente un po' di scia il pilota della Ferrari su Sergente, quindi probabilmente è riuscito a dare anche un po' più velocità. Attenzione a Leuze nel secondo settore, 34.4, andiamo subito a vederlo il pilota della McLaren come andrà a chiudere sul traguardo. Si piazza in ottava posizione, anzi in sesta posizione, 8.6, non male. Leuze che viene dal podio poi nel Qatar di due settimane fa, e quindi comunque viene da una gara molto molto positiva, deve cercare di confermare questo bel risultato qua a Interlagos, e comunque non è molto lontano, tutti i piloti molto vicini, ma a questi tempi Simone mi sta tanto di benzina abbondante nei serbatoi, non mi sembra proprio diciamo tempi che potevano essere questi i valori reali, quindi secondo me qualcuno sul 7 lo vediamo.
Sì, più che altro bisognerà vedere tra poco, mancano ancora 8 minuti, alcuni hanno fatto anche un primo tentativo, magari altri, come hai detto tu, più di uno nella stessa gomma. Vedremo, intanto dalla grafica che è apparsa in questo momento abbiamo visto la classifica piloti ma anche quella di costruttori, ma c'è poco da dire perché come vi ho detto in precedenza sia piloti che costruttori è andato al team Aston Martin, direzione Kaisermatt per i piloti e costruttori Aston Martin, quindi sostanzialmente più che altro è da vedere la lotta per il secondo posto che in questo momento è tra Lopensky e Patrick Speer. Intanto in pista ci dovrebbe essere solo Vespa, anzi anche Pozzluca, poi c'è anche Kaisermatt, quindi che iniziano adesso loro, perché Pozzluca è iniziato adesso e Kaisermatt è poco più avanti. Il neo campione della Pro League si lancia in questo momento per il suo primo tentativo. Si lancia in questo primo tentativo il campione di questa Pro League, 16.9 Pozzluca, 16.908 sul primo settore, Kaisermatt 16.9 anche lui ma è leggermente più lento. Attenzione a Pozzluca che potrebbe anche chiudere per primo. Vediamo un attimo. Anzi, addirittura sì, sono... sta arrivando insieme perché Kaisermatt davanti e Pozzluca dietro. Andiamo prima a inquadrare Kaisermatt. Punto di riferimento Kaisermatt per Pozzluca che potrebbe essere determinante. Vediamo il track sul secondo settore che appena apparirà per quanto riguarda Kaisermatt e Pozzluca. Poz. Mamma mia, 34.3 Kaisermatt, 34.3 infatti 8.198, vediamo Pozzluca come va a piazzarsi in quarta posizione, ha diciamo ha perso tantissimo nel secondo settore, quindi 34.3 e Kaisermatt, 34.7 Alesi, quarto, frega adesso la posizione a Pozzluca, 1.8.468 per il pilota Red Bull. Mentre vado a vedere altri riferimenti cronometrici, c'è Vespa. Anzi, Vespa ha chiuso adesso il giro in 1.8.539. Quindi è per il momento in settima posizione l'unico Vespa, pilota della Williams. Scusami, Vespa sta chiudendo il giro perché sta chiudendo adesso. Era prima il precedente giro per il pilota Williams che si piazza davanti. Sì. E si piazza in terza posizione. Terza posizione per Vespa, 8.323. Grandissimo tempo da parte del pilota della Williams e quindi non in settima bensì in terza posizione, grandissimo tempo. Vediamo più che altro se ci sono altri piloti, penso che non ci sia nessuno che si sta migliorando in questo momento. Sergente è appena uscito mentre tutti gli altri stanno rientrando in box ed è uscito anche Lupensky che più o meno da Sergente, prima Lupensky e poi Sergente saranno i primi a fare il giro. Comunque Simone troviamo dal primo al decimo in meno di mezzo secondo, ne troviamo 10. Sì, assolutamente, in 10 in meno di mezzo secondo. Vediamo un attimo adesso più che altro nell'ultimo tentativo, mancano 4 minuti e mezzo al termine con Sergente che dovrebbe essere il primo a lanciarsi, anzi a Lopensky che si è lanciato in questo momento, quindi andiamo a avere il pilota della Ferrari. Affronta adesso la S2 Senna. Occhio qui a non perdere il posteriore nel cambio di direzione. Poi si lancia nel primo settore. Vediamo come va a fermare il cronometro. Altissimo il tempo di Lopensky, 17.2 nel primo settore, lungo. E anche lungo, probabilmente come una gomma usata. Può essere. E allora spostiamoci su Sergente che si è lanciato in questo momento. Il pilota dell'Alfa Tauri affronta adesso lui la S2 Senna. Male. Errore! Era arrivato lunghissimo, ha cercato di forzare il cambio di direzione con un colpo di gas, ma la macchina è completamente andata in sovrasterzo e quindi deve abortire questo giro. La fortuna sua che praticamente non ha sprecato quasi niente di gomma, massimo credo l'1%, e soprattutto c'è benzina sicuramente per fare un altro giro, quindi deve solamente adesso cercare di un po' raffreddare la gomma, ricominciare un po' la procedura di inizio del giro e poi riprovare con un altro tentativo. Sì, mancano ormai anche più di 3 minuti e mezzi. Anche Lupensky ha fatto la stessa cosa, quindi credo che pure lui era con gomma nuova invece che con gomma usata, Simo. Forse, vediamo, attenzione, vediamo Lupensky adesso cosa succederà. Forse anche, perché stava anche lampeggiando. Non vorrei che magari aveva l'ERS scarico per quel motivo lì. Vediamo un attimo, arriva sul secondo settore, 16.9, infatti risponde adesso, un ottimo primo settore
per il pilota della Ferrari. Forse ha preso taglio, eh. Cronometro sembra andare, adesso non credo che abbia preso sì, taglio. Taglio? Taglio, taglio. Aia, errore, giro annullato per Lopensky. Leuz sesto, intanto non inquadrato, 8 e mezzo, si mette nella mischia degli 8 e mezzo. Vediamo anche se ci sono altri riferimenti. C'è Richibizzo, 17-0, che non è male, però sostanzialmente è molto alto. Attenzione. Altro errore di Sargenti in uscita dalla S2 Senna e non so se adesso ha tempo per o rientrare in box o per fare un altro giro, è molto al limite adesso. Credo che praticamente sarà difficile perché ci vuole un minuto per arrivare ai box più altri 40 secondi che ti rimette in pista, difficile, molto difficile. Penso che la qualifica per lui sia finita oppure possa provare a fare un altro tentativo con questo treno di gomma, ma deve ricaricare la batteria. Intanto vediamo se ci sono altri riferimenti. Sembra esserci Richibizzo, l'unico che sta migliorando. Andiamo a vedere il pilota della McLaren. È uscito all'ultima curva sull'erba, per quello avevamo bandiera gialla nel T3. Errore allora, quindi Richibizzo forse magari potrà ricaricare il l'ERS qualcosa. Vediamo, più che altro si è rilanciato, sembra essersi rilanciato, ma non ha batteria perché sta ovviamente lampeggiando. E allora manca 1 minuto e mezzo, alcuni piloti sono ancora in box, probabilmente hanno fatto un unico tentativo come questo Kaisermatt che in questo momento è uscito. Sergente box. Sergente intanto box, probabilmente qualifica finita per lui perché manca ovviamente 1 minuto e 20, dovrebbe uscire adesso ma è no, impossibile perché è appena rientrato. Comunque sia in una buona posizione, secondo, quindi in posizioni alte che probabilmente può aiutare. Intanto vediamo, Kaisermatt si lancia. Vediamo se riuscirà a migliorare il suo tempo o se andrà sul 7, perché in questo momento nessuno è riuscito a sfondare questo tempo. Allora affronta adesso, sta per andare a affrontare la S2 Senna, il pilota campione della Pro League. Va, apre anche il DRS alla curva do Sol. Via, per poi arrivare in staccata. Curva 4, 16, 8, 197, si migliora, non so se è andato largo. Lo vedo lampeggiare, mi sa di sì, Non so se ha fatto abortito, però sostanzialmente ha abortito, ma aveva fatto Fuchs, attenzione Poz Luca! 16-9 anche Pier Joker, Attenzione perché si stanno migliorando tutti, 16-9 anche Pier Joker, assolutamente sì. Andiamo a vedere allora Pier Joker un attimino solo, vediamo più che altro se è davanti a Poz Luca. Poz Luca è davanti, penso che sia Pier Joker davanti. E sì, infatti sta andando adesso a arrivare. Oh, Pier Joker sta per strappare la pole, occhio che ci pensa l'altro pilota dell'Alfa Tauri. All'archimancata DRS, 6, 7, 8, 146, pole position, attenzione a Poz Luca. Andiamo a vedere subito Poz Luca. Vediamo, arriva sul traguardo, 5, 6, 7, 8, non ce la fa. E occhio a Vespa che può strappare la pole position a Pier Joker. Occhio a Vespa, attenzione, 34, 650, no, 600. Attenzione, arriva adesso sul traguardo, 6, 7, 7, 8, 100, 28, pole position. Pole position per Vespa, la sua prima pole position. Aspetta perché arriva adesso anche Alesi. Patrick terzo, ecco, lo stavo aspettando a 50 millesimi. Wow, una classifica cortissima, ma arriva Alesi, andiamo a vedere adesso il pilota della Red Bull che però abortisce. E allora è pole position per Vespa, la prima sua pole position in Formula Italian Team. Veramente incredibile, incredibile colpo di reni, possiamo dirlo così. Per 87, un 87 millesimi, ce ne sono 5, Simo. 5 in 87 millesimi in 4 decimi, poco più di 4 decimi in 11. Mamma mia, veramente incredibile. Incredibile, veramente fenomenale come sono praticamente vicini in... Penso 10 avevi detto, sì, 10. 11, addirittura 11, incredibile. 11 praticamente in meno di 4 decimi. Qua lo possiamo vedere anche dalla classifica in questo momento.
con Vespa, che quindi partirà dalla pole position, seguito da Pierre Joker, poi Patrick Speri, Kaisermat, Sergente, Tia Prince, Pozzluca, Lesi, Leutz e Lopensky. Questi sono i primi 10. Poi dietro Long, Gallians, Ricky Bizzo e Hiroshi, che è stato l'unico pilota a non aver fatto un tempo cronometrato. Adesso più che altro, Jay, sarà interessante vedere anche le strategie, soprattutto le strategie. Soprattutto le strategie, ma soprattutto prima fila inedita, perché Vespa, Pierre Joker potevano, cioè, in qualsiasi combinazione nessuno avrebbe mai azzeccato questa prima fila, bravissima ad azzeccare il giro. E sarà interessante capire un po' come si muoveranno le acque. Strategie interessanti perché? Perché si potrebbe andare sulle due soste come sull'unica sosta. Bisogna capire anche con che mescola, perché un po' tutte le mescole sono garabili e diciamo non c'è grossa differenza tra le gomme, quindi questo potrebbe far sì che qualcuno prova a spiazzare gli altri concorrenti con strategie alternative. Eh sì, assolutamente, più che altro anche il meteo, abbiamo visto anche dal tracker, sembra essere tutto limpido, cioè asciutto più che altro, perché ovviamente si andrà un po' a nuvolare nella metà della gara e poi si andrà di nuovo a rischiarire, quindi diciamo non ci sarà fortunatamente pioggia per i piloti, quindi gara assolutamente asciutta. Sarà poi vedere ovviamente, come si diceva, le strategie e poi più che altro anche da vedere se Vespa e Pierre Joker potranno fare la parte del leone, perché sono diciamo un po' insoliti vedere là davanti, perché sostanzialmente Pierre Joker l'abbiamo visto sempre partire un po' nelle retrovie. Vespa ovviamente è entrato a metà campionato, perché ovviamente ha iniziato la stagione in Master, poi è stato messo in Pro League, ma non si è visto praticamente come si è visto in questa sera in qualifica, quindi sarà interessante vedere anche altri piloti come Lopensky, Patrick, Tia Prince, Sergente e anche Kaisermat se la prenderanno ovviamente con comodo. Intanto i piloti sono nella griglia di partenza, parte ovviamente il giro di formazione e noi in questo momento andiamo a vedere anche la grafica con la griglia di partenza, partendo ovviamente dal fondo, non appena ovviamente la grafica apparirà. Vediamo, eccola qui. E allora si parte con la griglia di partenza, partendo dal fondo con Hiroshi e Ricky Bizzo in 14ª e 13ª posizione. Poi davanti Gallians e Dr. Long in 12ª e 11ª. Dalla 10ª posizione e in 9ª troviamo Lopensky in Ferrari e Leutz con la McLaren, affiancati poi davanti a loro Alesi e Pozzluca con l'8ª e la 7ª posizione. In 6ª posizione poi partiranno Tia Prince e Sergente, il vincitore della scorsa settimana in Qatar. Poi in 4ª posizione il campione di questa Pro League, Kaisermat, affiancato al campione della Prime League 2018-2019, Patrick Speri, e là davanti Pierre Joker e Vespa, che partirà per la prima volta davanti a tutti. Le gomme, andando a vedere un attimo le gomme, caro Jacopo, sembrano essere tutte medie. Tutte medie, quindi più o meno tutti partono con la stessa intenzione, con la gomma scartata, quindi la gomma bianca. È interessante vedere se si divideranno in due strategie diverse tra due soste e una sosta, considerando il fatto che diciamo la gomma gialla dura tanto, la gomma rossa comunque dura abbastanza, e quindi sarà interessante capire il passo dettato soprattutto dei primissimi quale sarà, per poi dopo vedere se ci saranno dei cambiamenti durante l'arco del Gran Premio. Intanto i piloti vanno a posizionarsi in questo momento per la griglia di partenza, per partire in questo Gran Premio del Brasile. Ricordiamo, davanti Vespa e Pierre Joker partiranno davanti, poi dietro ci saranno Patrick, Kaisermat, Sergente, Tia, Pozzluca e via via tutti gli altri. Si vanno a posizionare adesso i piloti per le loro caselle, aspettando ovviamente gli ultimi piloti, gli ultimi istanti per questo avvio del Gran Premio del Brasile ad Interlagos. Si vanno a posizionare là dietro Ricky Bizzo e Hiroshi. Squalifica per Long, quindi partirà un po' con le gomme fredde. E allora ci siamo, tutto è pronto per questo inizio di questo Gran Premio. Aspettiamo le luci rosse che si vanno ad accendere, eccole che si vanno ad accendere. Una, due, tre, quattro,
5 e allo spegnimento il via del Gran Premio del Brasile categoria Pro League, via, partono le vetture. Buono Vespa. Buono lo scatto da parte di Vespa che tiene subito la prima posizione. Attenzione dietro che c'è, bisogna stare veramente attenti in curva 1, soprattutto qui alla S, lo Senna sembra essere uscito tutto bene il gruppo. Oh, dietro ho visto uno sbandamento di Alesie e anche Leutz. Attenzione qui, pericoloso. Là davanti sembra essere uscito. Attenzione là dietro. Oh, attenzione, il 4 qua dietro. Poi alla fine escono sempre. Sembra essere usciti tutti indenni. C'è Lopeschi che alla fine riesce a passare. Dietro c'è anche un po' di bagarre con Gallians, che ha cercato il sorpasso nei confronti di Ricky Bizzo. Non c'è riuscito. E allora il gruppo si mette in ordine in questo momento con Vespa, che in questo momento occupa la prima posizione, davanti a tutti con se poi Pier Joker, Patrick Speri, Kaiser Matte, Tia Prince e Pozzluca, poi Sergente, Alesi, Lopensky, Leutz, Long, Hiroshi, Rikibizzo e Gallians. C'è un leggero danno al fondo per Alesi, caro Di Jacopo. Nel contatto con Leutz alla S di Senna si sono agganciate le due vetture, per quello hai visto Alesi di traverso e purtroppo ha danneggiato leggermente il fondo. Speriamo che non gli condizioni troppo la gara. Comunque inizio abbastanza tranquillo da parte di tutti i piloti, gara lunghissima, 71 giri, tutti in fila indiana aspettando il DRS. Intanto Vespa sembra riuscire anche a allungare un po', sembra, però comunque per Joker rimane lì con in questo momento Kaiser Matt che si trova alle spalle, anzi no scusatemi, Patrick Speri è alle spalle di Pier Joker. Tutto sommato continuano a inseguirsi, c'è una leggera spaccatura tra Tia Prince e Pozzluca, probabilmente una leggera perché ovviamente sono staccati di pochi millesimi, e quindi vediamo subito i distacchi che si andranno sicuramente adesso a sistemare non appena i piloti taglieranno di nuovo la linea del traguardo, perché come vedete nella grafica è un po', diciamo, un po' sbagliati. E allora ancora Vespa davanti a tutti con Pier Joker. Attenzione perché c'è Tia Prince che sta pressando tantissimo il campione di questa Pro League, ovvero Kaiser Matt, che occupa in questo momento la quarta. Può tentare l'attacco Tia Prince. Andiamo a vedere invece, c'è Sergente che va all'attacco nei confronti di Pozzluca e si prende la sesta posizione. Tia rimane ancora dietro. In questo momento il DRS è abilitato e adesso tutti quanti potranno utilizzare l'ala mobile. Occhio anche a i limiti della pista. Sì, diciamo che il ritmo di Vespa comunque non è malvagissimo, perché ha impresso un ritmo forte ai primi giri, soprattutto perché vediamo il gruppo abbastanza tirato. 12-2 fatto al primo giro non è male per il pilota della Williams, che sta spingendo tanto nel tentativo di scremare il gruppo. Dietro tutti in comodo fila indiana, in questo momento non ci sono grosse passie di sorpasso, anche perché la gara non si decide in questi primi giri, lo si deciderà più avanti, quindi un po' tutti i piloti sono consci che in questo momento non devono perdere tempo. Assolutamente devono stare tutti quanti vicini senza non perdere il ritmo della gara. In questo momento si potrà utilizzare il DRS, vediamo se su questo rettilineo alcuni piloti potranno provare un attacco al pilota che hanno davanti. Vediamo, sembra essere Sergente quello un po' più minaccioso, sembra però in questo momento nulla da fare per nessuno dei piloti. Invece si fa solo vedere il pilota dell'Alfa Tauri su Tia, che ancora una volta rimane davanti e sembra non aver avuto ancora la possibilità di attaccare. Sono tutti comunque vicini tranne Gallians, che in questo momento è staccato di un secondo da Ricky Bizzo, quindi forse qualche problema per il pilota Aston Martin. Sì, diciamo che sono tutti comunque sotto al secondo. In questo momento è una gara più, diciamo, di studio. Anche Pier Joker per esempio è vicino a Vespa, ma in questo giro non ha voluto tentare il sorpasso. Probabilmente se vedrà che il ritmo del pilota Williams è un filo più lento, proverà l'attacco per dare lui un cambio di ritmo. Dietro vedo che invece sono abbastanza tranquilli proprio nella, credo più che altro, gestione di questa prima fase di gara. Ricky Bizzo credo che abbia sbagliato, perché si è fatto scavalcare da Gallians e i due hanno perso terreno nei confronti del gruppo. Sì, li abbiamo visti da lontano in questo momento Gallians e Ricky Bizzo, che erano leggermente staccati. Ma attenzione a Sergente, che è veramente francobollato, incollato. Prova adesso! Oh. Wow, dove si è infilato!
Fa poco andava praticamente ai box. Passa Sergente e fa anche il giro veloce. 1:12.088. Si mette davanti a Tia. Si mette in quinta. E adesso va a cercare di superare il campione della Pro League, Kaisermatt, che in questo momento occupa la quarta posizione. Poi davanti ovviamente c'è la Patrick Stein, suo compagno. Attenzione! Intanto per Joker, scusami, è andato all'attacco di Vespa. Sì, e Lopensky. E Lopensky si è incontrato un po' mamma! Con Alesia. Ancora ruota a ruota. I due si stanno scannando adesso all'ingresso della curva destra in salita. Mamma, stanno facendo praticamente quattro curve insieme. Oh. Poi alla fine ha dovuto desistere la Ferrari di Lopensky. Mamma mia, sono fatti due curve qui. È praticamente difficile. Il danno di Alesi è peggiorato, da giallo da verde è diventato giallo al fondo, quindi c'è stata un'altra toccata che ha coinvolto ancora di più il fondo del pilota Red Bull. Mentre davanti, come hai detto te, Pier Joker ha passato Vespa e vediamo se adesso è lui a dare il cambio di ritmo in questo momento alla gara. Diciamo che Vespa non è abituato a stare davanti a pista libera, diciamo, davanti a tutto il gruppo, però adesso comunque stare dietro a uno come Pier Joker probabilmente potrà dare, diciamo, più tranquillità alla guida e soprattutto più risparmio energetico. Attenzione perché dietro ci sono Kaisermatt che sta cercando di attaccare Patrick, e allo stesso tempo c'è Sergente che sta attaccando la Peppa, sta attaccando Kaisermatt. Attenzione, sono veramente vicini. Quella, dove si può buttare? Qua non si può buttare, infatti resiste. Attenzione perché Kaisermatt adesso è minaccioso. Trova lo spazio, mamma Ho visto Tio Prince va allungare la staccata e quasi centrare l'ala posteriore di Sergente nella tornante destra. Diciamo che stare lì vicini nel trenino non è facile. Teoricamente quando sei dietro bisogna che alzi prima il piede, perché così almeno fai la curva un pelo più safe. Ma in questo caso ho visto tanti arrivare proprio sotto l'ala posteriore, creando quella fisarmonica che poteva essere però deleteria. Tanto attenzione perché forse Vespa potrà andare di nuovo all'attacco di Pier Joker. Molto probabilmente molto vicino. Chiude anche l'ala mobile il pilota della Williams, ma arriva con tanta velocità. Attenzione perché arriva anche Patrick Speri. Alessio Senna non attacca. Non hanno attaccato nessuno dei due, perché come hai visto te, Vespa, come hai visto bene, Vespa ha chiuso DRS, e quando Patrick è arrivato anche lui ha chiuso DRS. Quindi è evidente che loro non vogliono in questo momento questo cambio di ritmo. Va benissimo così con Kaisermatt invece, che deve guardarsi dietro da Sergente, che è l'unico in mezzo a questo gruppo che invece ha intenzione di andare davanti a dettare il ritmo, perché sta spingendo tantissimo per risalire su posizioni. E sta spingendo tantissimo Canolars! Prova a buttarsi qui dentro, non c'è spazio qui, ed è l'unico che sta lampeggiando, quindi batteria ibrida praticamente finita per lui. Adesso dovrà cercare di recuperare, soprattutto anche perché in queste condizioni non serve, diciamo, sfruttare tanta batteria, visto che sei talmente vicino al DRS, quindi difficilmente. Eccolo qua l'onboard di Sergente, 22% di batteria. Occhio, continua a spingere, Occhio, attenzione che invece Kaiser è molto più vicino a Patrick di quanto Patrick non sia vicino a Vespa. È leggermente lontano. Attenzione, vediamo sul dritto cosa succede, perché in questo momento c'è ancora Sergente che si apre, però non attacca il pilota della Alfa Tauri. C'è dietro ovviamente Tia, sono praticamente tutti quanti francobollati, ma nessuno riesce ad attaccare l'altro, soprattutto anche Vespa, che sostanzialmente sembra non andare all'attacco. Intanto va a prendersi i primi 3 secondi Ricky Bizzo, mentre qua praticamente sono 1, 2, 3, 4, sono tutti incollati dal 12esimo, sono tutti vicini. Sì, è l'effetto comunque di una pista corta e del fatto che ci sono due zone di RS attaccate l'un l'altro, fa sì che si crei questo effetto. La cosa importante è vedere che comunque un po' tutti stanno cercando di attuare una propria strategia, perché in questo momento ovviamente Sergente, vedendo quanta batteria ha sprecato, ha cercato di guadagnare più posizione all'inizio, mentre un po' tutti gli altri suoi competitor hanno cercato in questo momento di gestire la situazione. 8:71, la gara è lunghissima, è appena iniziata, e quindi potremmo vedere un po' di melina tra virgolette per almeno altri 10 giri andando avanti così. Lopensky su Alesi, Lopensky passa il pilota della Red Bull e quindi si piazza davanti
e si mette in ottava posizione in questo momento. Sta cercando anche di risalire il pilota della Ferrari, ma non è facile, considerando anche che tutti quanti hanno l'utilizzo dell'ala mobile. Però comunque ci sta riuscendo. Attenzione, bandiera gialla, potrebbe essere di Bizzo. Sì, uscita della S di Senna, si è girato Ricky Bizzo. Peccato per lui. E allora sarà un po' difficile adesso risalire. In questo momento sono tutti comunque vicini. In questo momento forse dovremmo vedere una gara così in questo primo stint. Poi dalla prima sosta potrebbe cambiare tutto probabilmente. Sì, in questo momento la gara è questa, è come una gara di ciclismo. Diciamo che siamo in una fase nella quale il gruppo gestisce e non, nessuno va a tirare, nessuno cerca di dare uno strappo. In questo momento, siccome il ritmo di Pier Joker è comunque accettabile, tutti si sono messi più o meno in quella linea là. E poi non è detto anche, Simo, che magari se qualcuno vuole passare più a giochi cambi completamente il ritmo, quindi magari un po' tutti sono diciamo con quella stessa velocità, e quindi si può creare anche questo tipo di gara proprio perché il ritmo è uguale a tutti. Vedendo dietro fino alle due Alpine, nessuno in questo momento sembra poter attaccarsi o addirittura attaccare il pilota che c'hai davanti, perché ovviamente non hai opportunità se non un errore in uscita di curva. Eh sì, anche perché ovviamente col DRS è difficile, anche se c'hai anche se hai una macchina molto più scarica, ma qua ovviamente è difficile poi passare. Quindi secondo me questa è una fase di studio per tutti i piloti e quindi staremo a vedere. Intanto giro 10 che sta andando a concludersi con ancora Pier Joker che mantiene la leadership ancora e si è leggermente staccato adesso Vespa da Patrick. Attenzione perché Vespa potrebbe anche andare all'attacco, infatti va più del DRS addirittura. Era praticamente affiancato, poi ci ha ripensato probabilmente. Si riavvicina in questo momento Patrick Speri, si riavvicina quindi tutto il gruppo e niente, siamo di nuovo punto a capo come prima. Attenzione perché vedo uno Peschi però veramente minacciosissimo nei tubi di scarico di Pozzoluca, e Pozzoluca più che altro deve cercare di aiutare Patrick in lotta per la seconda posizione di campionato. Ancora una volta Lopeschi rimane alle spalle del pilota Mercedes e non affonda il colpo, però qua ancora molto minaccioso, forse è quello più minaccioso di tutti in questo momento di questo gruppo. Mamma mia, lì è facile perdere il posteriore se dai troppo gas oppure troppo angolo di sterzo. Sì, appunto è quello che era successo a Lopeschi. Ovviamente la percorrenza era stata abbastanza elevata, dato quell'angolo in più di volante, tra un po' stava per finire con il posteriore direttamente davanti all'anteriore per quanto stava andando veloce. Vespa comunque, attenzione, si è messo davanti ancora. Ha sbagliato Pier Joker perché vedo delle gomme sporche. Attenzione, passa Patrick Speri ovviamente col DRS per Joker, ovviamente si rimette in scia, vediamo se riproverà l'attacco qui alla staccata da Alessio Rosella. Quella Patrick dove si stava buttando, anzi ha tirato forte la staccata per evitare di perdere la posizione di nuovo nei confronti di Pier Joker, che ancora Franco Bollato. Attenzione qui al DRS, hanno tutte e due il DRS qui, arrivano adesso sul rettilineo alla staccata della Decida Dolago. Niente da fare, Pier Joker rimane dietro, ma attenzione anche adesso Kaisermatt che è praticamente in un panino tra le due Alfa Tauri. Sì, l'errore di Pier Joker penso che è stata una pizzicata leggera all'erba esterna prima dell'ultima curva che poi portava a lungo rettilineo in salita, e lì ovviamente è arrivato leggermente largo, Vespa l'ha passato e poi in trazione anche Patrick è riuscito a scavalcarlo, e Patrick ha praticamente guadagnato una posizione senza sforzarsi praticamente, perché di slancio è passato. E questo in una fase di gruppo come questa, nella quale un po' tutti non si vogliono superare, riuscire a guadagnare una posizione senza fare nulla è molto molto vantaggioso la fine. Lopeschi, scusami, si è buttato dentro all'uscita praticamente della Jinxao, è riuscito poi a passare Pozzoluca e si è portato in settima posizione.
Sì, anche perché stiamo arrivando in una fase importante, perché siamo quasi, diciamo, a metà stint per quanto riguarda come media, quindi adesso vediamo un po' se qualcuno userà quantomeno a forzare un po' qualcosina con l'S e col DRS per guadagnare posizione e guadagnare soprattutto track position, fondamentale la track position. Vediamo anche quanto tireranno queste gomme. Può anche darsi che magari uno proverà a fare una sosta, mettere l'hard, non lo sappiamo ancora. Sappiamo soltanto che in questo momento tutti quanti sono vicini col DRS e quindi potremmo vedere anche che magari se si ferma, tipo faccio un esempio, Hiroshi per primo potrebbe poi magari trovarsi un super undercut. Si troverebbe davanti, il dodicesimo si troverebbe poi dopo davanti a questo gruppo, magari nelle prime posizioni. Attenzione perché ho visto Sergente minacciosissimo nei tipi di scarico di Kaisermatt, che a sua volta sta prendendo la scia di Pier Joker. Attenzione qui che adesso arrivano in tre. Attenzione, poi alla fine Sergente desiste l'attacco e quindi rimane dietro a Kaisermatt. In tutto questo c'è Tia Prince che sta facendo da spettatore, continua a rimanere distaccato e non affonda il colpo. Lo sta affondando adesso Sergente sul dritto col DRS, si sposta ancora, non lo so se è una manovra di disturbo oppure perché magari il motore è molto caldo, quindi magari un pilota si può togliere da lì per raffreddare un po' la temperatura del motore. È successo qualcosa a Long perché si è spostato di colpo, ha perso un secondo e mezzo nei confronti di Hiroshi e Hiroshi stava perdendo il DRS dal gruppetto. Non so cosa è successo a Long, ma di colpo si è fatto scavalcare il compagno di squadra e poi ha perso un secondo e mezzo. Strano. Stranissimo. Vediamo più che altro se riuscirà di nuovo a ricongiungersi il pilota dell'Alpine e il suo compagno di squadra, che in questo momento ha preso l'undicesima posizione. Attenzione perché adesso ancora una volta sono tutti vicini. Solo Vespa in questo momento a pista libera sta avendo un buon ritmo e sul dritto ovviamente Boss Luca risponde dentro i box. È il primo, attenzione, da capire la gomma e da capire poi se la scelta è giusta. Ha sbagliato, oh no, non ci credo. Pier Joker ha sbagliato l'uscita della S Senna, ha coinvolto il compagno di squadra che si è no! I due compagni di squadra hanno fatto una frittata alla S Senna. Non ci posso credere. Non ci credo, incredibile. Non abbiamo visto. E Alesi ha perso posizioni perché è stato scavalcato sia dei Rossi che da Leutz. Sta succedendo un po' di tutto in questo momento, in questo frangente di gara. Purtroppo non abbiamo visto la causa dell'incidente perché purtroppo eravamo su Pozzoluca che si era fermato. Ha messo la gomma hard il pilota della Mercedes e probabilmente questo errore può anche aiutare molto molto Pozzoluca. Adesso anche con gomma nuova e col il gruppo che praticamente ha un po' rallentato. E può essere anche una questa cosa può essere una chiamata anche per Patrick, perché se si è liberato il compagno di squadra, di solito quando succede così il compagno di squadra poi rientra al giro dopo, ma in questo caso continua, quindi scelta proprio autonoma di Pozzoluca che fa una scelta completamente diversa e Mercedes che differenza di strategia. Alesi risponde subito lui. Alesi anche lui ai box. Gomma rossa, la vediamo da qua lontano addirittura. Gomma rossa, quindi strategia diversissima. Vediamo anche Sergente che è rientrato adesso dopo dopo il test a coda, anche lui danneggiato dalla situazione. Bianca, e gomma bianca. Bianca, quindi Pozzoluca ha passato con grande velocità, anzi con grande sì, con grande determinazione Sergente. È andata praticamente un secondo forse, no di più, cosa sto dicendo, anzi addirittura Alesi è uscito davanti a Pozzoluca con gomma rossa ed è un bene perché così almeno diciamo anche un po' pista libera Alesi e può con questa gomma riuscire a riguadagnare un po' di posizioni, però attenzione qui lungo e non bene comunque Pozzoluca con questa hard, perché se ha perso la posizione da Alesi significa che l'hard non è entrata per niente in temperatura in questo giro. Vediamo in questo momento comunque Pozzoluca con gomma calda adesso riesce comunque a stare alle spalle di Alesi, che con gomma rossa adesso che l'hanno messo sicuramente in temperatura potrà cercare di riagguantare il gruppetto. In questo momento Poz potrebbe anche andare all'attacco di Alesi perché è molto vicino, c'ha cioè il DRS.
Alesi ovviamente non lo può utilizzare. Alesi di nuovo box. Allora ha sbagliato. Oppure... O è andato su Marcala Mescola o non lo so, perché comunque lui c'ha un danno al fondo molto importante. Ha rimesso un'altra rossa e cambia l'ala, ecco cosa è successo. Danno all'ala. Aia, ecco perché. Quindi errore di Alesi, che in questo momento ha un po', anzi ha peggiorato la situazione, perché purtroppo non è riuscito, non riuscirà a guadagnare le posizioni. Mentre vediamo più che altro là davanti cosa faranno, se continueranno o no. C'è Vespa in questo momento che ancora una volta si sta facendo un buon ritmo, sì sì, sta facendo un'ottima gara. E vediamo se si ferma adesso il leader del Gran Premio. No, continua anche Patrick, continuano tutti, sembrano non fermarsi nessuno. Quindi sostanzialmente vogliono tirare ancora di più questa gomma gialla il più possibile. Sì, ma infatti è, diciamo, è Pozzoluca che sta facendo qualcosa di molto diverso in realtà, perché comunque 18 giri per questa gomma erano anche poche ancora, e sarà interessante capire cosa voglia fare. Sicuramente se mette la hard può darsi che a un certo punto si metterà davanti al gruppo, ma verrà risucchiato da chi avrà gomma nuova. Poi adesso sono diventati soltanto 8 piloti, perché togliendo Sergente Alesi e Pozzoluca sono ormai in 8 in questo trenino. Intanto Pozzoluca passa dalla grafica Ricky Pizzo, ovviamente con gomma più forte, gomma più nuova, quindi riesce a passare e si porta in nona posizione a 11 secondi e 7 di distacco da Gallians, che poi a 6 secondi da Long e poi 2 secondi e mezzo da questo gruppo, dall'inizio di questo gruppo. Vediamo più che altro adesso cosa succede. Continuano là davanti, nessuno si vuole fermare. Sì, chi vedo in più in difficoltà in questo momento in mezzo al gruppo è Lupensky, onestamente, perché l'ho visto tante volte scudare in uscita di curva e in più lo vedo lampeggiare rispetto a tutti gli altri attorno a sé, che invece stanno tranquillamente non lampeggiando. Quindi segno che comunque tra tutti quelli, leggermente quello più in difficoltà è proprio il pilota Ferrari. Stiamo inquadrando in questo momento il buon Lorenzo Tamorri. Intanto Sergente fa il giro veloce con gomma ovviamente nuova. Lopeschi, che è stato in lotta per il campionato, purtroppo comunque 11.7, Simo, 11.7 di Sergente con gomma bianca non è male, perché davanti stanno girando in 13.5. Luca, quasi 2 secondi. O ha fatto un super tirone Sergente, oppure veramente un ottimo andare per questa gomma bianca. Vediamo un po' se verrà rispettata nel prossimo giro, se è girato Ricky Pizzo ancora. Altro errore del pilota per della McLaren, mentre intanto qua davanti continua, diciamo, la gara a trenino, che Vespa in questo momento comanda la gara con Patrick dietro, poi Kaisermat e Pierre Joker, che ricordiamo ha avuto un contatto con il suo compagno di squadra e in questo momento ha fatto il giro veloce. Long intanto si ferma in box per forse cercare di avvicinarsi al gruppo di testa più tardi, ovviamente con la gomma nuova. Intanto passa Pozzoluca, sta arrivando anche Sergente, e infatti Sergente passa Long. Vediamo più che altro se Long adesso riuscirà a rimanere nel codone di Sergente. Ovviamente adesso con gomma fredda sarà un po' difficile in questo primo giro, però comunque vediamo se riuscirà a rimanere, perché se riesce poi magari si potrà di nuovo riaccodare al gruppetto di testa, che ancora non si è fermato dopo 20 giri di gara. Soltanto gli ultimi 4, anzi gli ultimi 5 si sono fermati per la sosta. Allora, Vespa sta tenendo il ritmo buono del 13.5, non sta andando malissimo, ancora 13.5, quindi molto molto costante il pilota Williams. Di quelli che si sono fermati, Pozzoluca nell'ultimo giro ha girato in 12.5, andiamo a vedere cosa va a fare. Il Sergente ha girato in 12.1 con la gomma hard, che non è un brutto andare con la gomma bianca in questo momento. Vediamo un po' se adesso ripetono il giro. Pozzoluca 12.2 addirittura,
mentre Sergente 11,8. Quindi per ora attenzione che Gomma Bianca sta guadagnando quasi 2 secondi a giro. Eh sì, e soprattutto anche adesso, perché c'è stato Patrick Speri che ha dato un po' di pressione a Vespa. Adesso si è un po' leggermente staccato, si è riaccodato anche Tia che aveva 7 decimi, adesso di nuovo è ritornato a 3 decimi, quindi sono tutti lì vicini. Adesso si rivede di nuovo un attimo un po' di luci di sole dopo aver corso un po' sul nuvoloso. E adesso vediamo 21esimo giro che si sta andando a concludere. Vespa fa veramente bene la parte centrale, ogni volta arriva con un gran vantaggio e poi viene risucchiato sul rettilineo, ma fino a quel punto fa veramente un gran settore centrale pilota Williams. Tanto Tia box. Tia box, al giro 21, un po' nel mezzo questa strategia. Tia Prince box. Media, sai che secondo me monta la media nuova? Rossa invece. Anzi, rossa. Quindi va all'attacco Tia. Sai che ho una sensazione, Simone, che probabilmente potrebbe montare una media sul finale lui, eh? Potrebbe assolutamente, anche perché ed è dietro a Pozzluca, ma adesso e forse davanti di un pelo a Sergente. Sì, perché sta arrivando in questo momento Sergente. Tia ovviamente ha già tolto il limitatore, si trova praticamente davanti al pilota dell'Alfa Tauri e adesso con gomma rossa sicuramente andrà a prendere facilmente Pozzluca in maniera un po' molto agevole, però deve mettere in temperatura queste gomme e sicuramente Tia, se si fermano là davanti, sarà praticamente davanti a questo gruppo. Intanto vediamo Pier Joker, errore, altro errore. Errore di Pier Joker che in questo momento anche Patrick, occhio, perché ha preso il secondo quasi da Vespa che nella parte centrale sta volando. E Patrick box. Patrick lo segue, Kaiser Matt lo segue. Oh mamma mia, ha spaccato il cartello Kaiser Matt. L'ha persa in frenata. L'ha persa in frenata. L'abbiamo visto dall'altra telecamera. Intanto Media per ecco Patrick. Che si dividono le strategie. Media per Patrick, media per Kaiser Matt. Vediamo Pier Joker rossa. Probabilmente no, media anche per lui. Media anche per Pier Joker. Quindi tutti con gomma media. Vediamo se Tia Prince arriva in questo momento. Se passa, non lo so. Invece sì, gli passa. E passa anche Pozzluca. Sta arrivando anche Sergente, che sta arrivando a 200.000 all'ora. Vediamo sul rettilineo con gomma fredda. Adesso Kaiser Matt si fa vedere negli specchietti di Patrick Speri. Mamma mia, adesso è divertente la questione perché sono tanti con gomme diverse. E la cosa che sto vedendo è che Vespa sta andando via nei confronti di Lopeschi. Era 1,7, è arrivato a 2,2. Il ritmo del pilota Williams non è così malvagio, potrebbe addirittura rimanere fuori. Vediamo se invece va a rispondere. Vediamo cosa succede in questo momento. Adesso c'è Sergente qua dietro che si è ritrovato davanti, anzi ha ricucito il distacco che aveva Box. Intanto Vespa box anche Lopeschi, box e Loeuz e anche Hiroshi, li seguono tutti e quattro. Oh no, Kaiser Matt la perde la Junsao, l'ha persa la Junsao e quindi passa Sergente e in questo momento Kaiser Matt si ritrova in 12esima posizione. Andiamo un attimo là davanti, vediamo come escono, perché Tia intanto fa il giro veloce. Vespa toglie il limitatore in questo momento, ma è andato all'attacco il Pozzluca e adesso con questa gomma rossa può fare la differenza. Tia adesso è davanti, è uscito anche Patrick Speri davanti a Vespa. Vespa sta arrivando, sta togliendo adesso il limitatore, si trova davanti a Sergente. Attenzione perché adesso si sono mischiate le carte, caro Jacopo, la gara adesso è tutta un'altra cosa. E attenzione perché la distanza del Tia Prince su Gallens è quasi perfetta, che lo va a prendere col DRS anche il prossimo passaggio e potrebbe aiutarlo tantissimo. Attenzione per Joker! Per Joker adesso con gomma più calda rispetto a quella di Leutz, sta cercando un pertugio qui ai torrentini, ma è veramente difficile. E soprattutto, mamma mia, la differenza che c'è di grip tra Gallens e Tia Prince, molto vicino Tia Prince nei tubi di scarico. Vediamo se Gallians si sposta. No, continua. Non ci credo. Oh, attenzione. No. Che cosa brutta.
è davanti Pozzi Luca, intanto il duo Mercedes safety car. Safety car con Pozzi Luca che in questo momento è leader davanti a Patrick Sperry e Sergente. E occhio perché Pozzi Luca e Sergente potrebbero cambiare la gomma con questo safety car e quindi rimettersi in mezzo al gruppo. Safety car che va a ricompattare tutta la griglia. Incredibile, brutta cosa da parte di Tia Prince. Non, veramente è una cosa che non ci aspettavamo mai dal pilota dell'Alfa Romeo. Capisco la frustrazione, però diciamo con una gomma così poteva anche andare all'esterno. Nel mente attenzione alle strategie, perché secondo me adesso qua almeno chi ha montato gomma hard potrebbe rifermarsi e montare gomma media. Ed è un giro un po' particolare, un po' spartiacque, perché comunque siamo al giro 25 e potrebbero addirittura pensare alcuni di spezzarla in due con la rossa. Quindi andiamo a vedere un po' le varie strategie. Mercedes continuano e continua anche Sergente, quindi chi ha montato gomma hard diciamo vecchia continua tutti. Box ovviamente Tia Prince e credo anche Gallianz a questo punto, con Kaisermat che approfitta di questa safety car per ricongiungersi al gruppo dopo l'errore che avevamo visto alla Junsao. Incredibile in questo momento adesso Seppi che va di nuovo a ricompattare tutto il gruppo. Vediamo più che altro. Si rifà tutto perché adesso più che altro Mercedes può usare la carta di Pozzi Luca che può fare da tappo per il suo compagno di squadra, perché penso che ci sarà uno switch tra le due Mercedes, e soprattutto perché i rivali più vicini a Patrick sono Vespa e Lopensky con la stessa gomma ma che sono molto più indietro, quindi sicuramente questa è un'ottima chance per Mercedes per creare gap, soprattutto con il pilota che sta in questo momento alla seconda posizione. Attenzione perché comunque chi ha gomma hard in questo momento sarà in una posizione molto molto difficile, perché dovrà cercare di riscaldare la gomma hard già usata e ovviamente non avrà quel grip che invece avrà sicuramente la gomma più fresca e più morbida come può essere la media. Andando a vedere anche gli avvertimenti, caro Jacopo, vedo due avvertimenti per Sergente e poi ne ho visto uno per Vespa, due per Lopensky, 3 secondi per Joker, uno per Gallianz, uno per Tia e addirittura a rischio 6 secondi per Ricky Vizzo. Tra l'altro stiamo guardando anche nel mosaico, stiamo vedendo anche il danno al fondo gravissimo di Gallianz, in più abbiamo anche probabilmente l'alettone posteriore di Tia danneggiato, sì. Credo. Sì, sì. Diciamo che l'incidente si commenta da solo, nel senso che c'è stata un'errata valutazione dell'attacco probabilmente di Tia, perché pensava di buttarsi all'interno dove lo spazio era già chiuso da Gallianz, e poi dopo c'è stato il fallo di reazione molto molto semplice, e poi quello lo si vedrà nel post Gran Premio. Noi dobbiamo guardare adesso in questo momento cosa sta vedendo la gara, e gara adesso che è un po' tutta da rifare un po' per tutti, e sicuramente strategie un po' da vedere adesso cosa possono fare, perché comunque sta gomma media devono tirarla tanto, perché poi dopo penso che andranno su gomma rossa un po' tutti, tranne forse chi ha montato gomma hard secondo me potrebbe andare su media, quindi comunque le strategie possono ancora rimescolarsi tra di loro, nel mentre la safety car praticamente se ne va via in questo giro. Sì, la safety che va via in questo giro. Vediamo più che altro cosa succederà alla ripartenza di questo Gran Premio del Brasile, categoria Pro League. Allora, con Pozzi Luca, Patrick Sperry davanti, con Pozzi Luca che ricordiamo a gomma hard, Patrick invece gomma media nuova.
Vediamo adesso quando ripartirà Pozzuluca. Probabilmente in questo momento riparte adesso. Segue Patrick, segue anche Sergente. Dietro c'è un po' Vespa. Sembra adesso essere uscito abbastanza bene il gruppo. Adesso in curva 1 vediamo, c'è subito l'attacco da parte, penso, di Pier Joker. Joker. Sì, Pier Joker subito su Leuz all'esterno nel tentativo subito di guadagnare la posizione. Chiude la porta in faccia il pilota della McLaren, mentre davanti non c'è ancora stato lo swap tra le due Mercedes. Io pensavo che lo facevano immediatamente, invece per un giro adesso Pozzuluca rimane davanti. Vediamo un po' se lo si farà al prossimo tentativo. Tanto ancora il gruppo che continua ad andare. Vediamo più che altro se ci saranno sorpassi per chi magari ha gomma nuova, come in questo momento a Patrick Speri e a Vespa. Attenzione, Vespa che può attaccare adesso. È uscito bene dall'ultima curva, se ha velocità può attaccare il pilota Alfa Tauri. Swap tra le Mercedes, penso chiamato adesso. Sì, scambio di posizioni tra Patrick Speri e Pozzuluca. In questo momento passa Patrick, mentre Vespa ancora rimane alle spalle del pilota Alfa Tauri Sergente. Però adesso comunque tutto sommato ha la gomma più forte, quindi dovrebbe cercare di passare. Ma non è facile adesso, perché se tutti hanno la scia, Simone, lo sai pure te, è difficilissimo. Sergente si fa vedere. Sergente si fa vedere adesso il tubo di scarico di Patri, di Pozzuluca, scusatemi. Con in questo momento nell'onboard di Vespa stiamo guardando ovviamente la guida del pilota Williams. Attenzione adesso con questa gomma. Dietro c'è anche Long. Ricordiamo Long era dodicesimo, staccato dal gruppo, poi adesso con la sosta, anche con questa gomma, cioè anche con la safety car, si è ricongiunto e si trova in quinta posizione il pilota Alpine, e il suo compagno di squadra si trova undicesimo alle spalle di Tia, e che adesso sicuramente cercherà l'attacco. Vediamo adesso cosa succede qui in questo momento, perché sono tutti quanti francobollati e bisognerà capire chi passerà chi. Perché Sergente potrebbe attaccare Pozzuluca, che ha però il DRS dietro anche Lopez, che va all'attacco. Tanti all'attacco in questa curva 1. Vediamo cosa succede. Sembra che continua. Mi sembra più che altro Patrick che voglia aiutare Pozzuluca a rimanere in quella posizione là. Facendo così rimane tutto il gruppo compatto. Quindi in questo momento sembra più un aiuto da parte di Patrick a Pozzuluca, quando in realtà forse mi aspettavo di più un Patrick che invece tendesse a scappare via nei confronti del proprio compagno di squadra, approfittando della differenza di mescola, che invece così facendo si annulla e praticamente tiene in vita anche il sergente, tiene in vita il dottor Long, tiene in vita un po' tutti. Quindi diciamo la strategia, mi aspettavo una cosa un po' diversa, invece vogliono andare in due là davanti. Vediamo più che altro qua dietro, perché c'è un gruppetto solidissimo con Lopensky che è veramente incollato a mamma mia, lì è pericolosissimo, fra poco passare, mamma mia, prova addirittura Leuz, non c'è spazio adesso. All'interno. prova l'incrocio Leuz con gomma ovviamente più forte nei confronti di Long, che però sta anche lampeggiando il pilota alpino. Attenzione perché sta arrivando anche dietro per Joker. Uela qui, attenzione per Joker, prende tutta la scia. Occhio perché sono in tre, mamma mia per Joker, passa anche lui Long. Attenzione qui, Pier Joker all'interno nei confronti di Leuz, non riesce alla feratura a passare. Alla fine Leuz e Pier Joker passano Long, ma hanno veramente rischiato grosso. Gaglian, no, Kaiser Matt Hiroshi dentro. Alla fine passa Hiroshi dentro nei confronti del campione della Pro League, che prende anche l'erba qui in staccata, si infila anche Alesi. Attenzione perché dietro c'è anche Ricky Pizzo. Quella lì, mamma mia, attenzione alla Sao, mamma mia, sono buttati tutti quanti. Ricky Pizzo, Alesi, Gaglianz si trova alle due Aston Martin, in questo momento si trovano in ultima e penultima posizione. Incredibile, una cosa
diciamo che non siamo abituati a vedere. Adesso Kaiser Mattei ritrova l'attacco nei confronti di Ricky Bizzo, con cattiveria riprende nuova posizione. Mamma mia, cosa è successo in questo giro a Kaiser Mattei? Sì, sì, ma occhio, perché adesso tocca a ti apprese in un millimetro a passare il long e arriva anche Hiroshi. Oh mamma, cosa sta succedendo? Oh, Hiroshi dentro! Mamma mia, qui alla ferradura, sta arrivando alla ferradura adesso Tia, che rimane davanti, ma sta perdendo veramente tantissimo. Adesso un secondo e cinque, Hiroshi deve stare calmo, deve aspettare il DRS. Danno al fondo per Kaisermatt, sembra una specie di Royal Rumble quello che sta succedendo in questa parte centrale del Gran Premio. Incredibile, veramente, va bene che ne abbiamo viste di cotte di crudo quest'anno, ma come questa sera, mai, mamma mia. Attenzione, perché in questo momento c'è un po' di distacco tra Tia. Tia comunque è riuscito a prendere forse il DRS di Piergioca, quindi si può difendere, attenzione, Kaiser, bandiera gialla, Kaisermatt! Kaisermatt, gara andiamo a dimenticare. Mamma mia, gara da dimenticare per Kaisermatt, ma anche per il team Aston Martin, che si trova praticamente ultimo e penultimo. Sì, sì. Intanto là davanti continua la lotta, continuano ad essere tutti a trenino, con Pierre Joker che ricordiamo ha preso anche 3 secondi, quindi Tia sostanzialmente si trova in settima posizione. C'è anche da capire poi nel post gara cosa succederà per il pilota Alfa Romeo, però comunque ancora tutto può succedere, ancora con Sergente che si è fatto nuovo rivedere nei tubi di scarico di Pozzo Luca. Uè, là dentro Leutz, si è fatto soltanto vedere al primo tornantino nei confronti comunque di Obensky. Comunque questa situazione che si sta venendo a creare sta favorendo nettamente chi ha gomma hard, perché saranno i primi a fermarsi. E se la differenza era quella che avevamo visto prima, loro monteranno gomma media e si dovranno fermare molto più in là, mentre gli altri saranno costretti a montare gomma rossa. Quindi in tutto questo gioco di scie, chi sta favorendo secondo me sono Pozzo Luca e Sergente, che si trovano in una posizione molto intrigante. Vediamo, attenzione Sergente, si è fatto un nuovo rivedere. Mamma mia, si aprono sempre a ventaglio qua. Porca miseria, quanto sono vicini tutti quanti. Quanto sono vicini. Vespa è vicino ma non attacca. Sergente è lì che sta pressando da minuto in minuto, a giro dopo giro. Pozzo Luca che addirittura sta lampeggiando il pilota Mercedes, che ha un grandissimo aiuto, ovvero il suo compagno di squadra. Però sostanzialmente non va via Patrick Speri, probabilmente per cercare di dare il DRS al suo compagno per difendersi. Oh, alla ferradura, no. Alla ferradura dentro. Beh, l'ho passato. No, non ci credo. Appunto, passa il sergente. Wow, che sorpasso di sergente dentro la ferradura, si prende la seconda posizione. Attenzione perché adesso Pozzo Luca potrebbe essere vittima dei sorpassi di Lopensky, Pazpa e di Leutz, che sono minacciosissimi con questa gomma gialla, che ovviamente ce l'hanno da 10 giri, ma Pozzo Luca ne ha 19 con questa media, con questa hard. La vedo brutta per Pozzo Luca adesso. La vedo bruttissima per Pozzo Luca, perché ha praticamente gli squali dietro di sé. Agli squali, attenzione, perché potrebbe essere un doppio sorpasso sia per Vespa e sia per Lopensky. Mamma mia, cosa sta succedendo lì? Attenzione, arriviamo alla staccata dell'S da Senna con... Mamma mia, Lopensky, cosa ha fatto? E Vespa ha dovuto perdere la posizione nei confronti del pilota Ferrari, con Pozzo Luca che si è riuscito a difendere. Ma attenzione, Sergente, perché adesso Sergente dentro va a prendere la prima posizione nei confronti di Patrick Speri. Ma spostiamoci un attimo dietro perché sta succedendo di tutto, non si riesce a vedere praticamente tutto quanto, tutti i duelli che stanno succedendo in questo momento davanti e dietro, con in questo momento ancora errore da parte di Lopensky. Qua si è provato a infilare Leutz in un punto impossibile. Vespa ha fatto un pelo al posteriore di Leutz, pazzesco, fa la staccata del tornantino. Cosa Tia e Pier Joker, uno a fianco all'altro. Oh, attenzione perché davanti c'è Vespa che fa un po' da tappo e Tia non può affrontare l'attaccata. Allora rimane... Cosa ha fatto? Cosa ha fatto Tia? Si è buttato dentro all'interno. Lì è praticamente difficilissimo, soprattutto con quella macchina lì, in quelle condizioni. Attenzione adesso perché i piloti sono tutti vicini, hanno tutti il DRS. Lopensky, attenzione là davanti, Lopensky dentro, va all'attacco di Pozzo Luca, che adesso è diventato diciamo una vittima molto facile per i sorpassi, con
in questo momento hanno perso un po' di posizioni Vespa, soprattutto Vespa e Pozzluca. Occhio dietro, ho visto Alesi che si fa un po' vedere, non c'è l'attacco, però comunque sono tutti vicinissimi, così come Leuz che adesso è franco bollato ai tempi di scarico di Pozzluca. È veramente fenomenale il ritmo di adesso di tanti piloti, ma soprattutto Pozzluca adesso è in una fase veramente critica con questa gomma. Sì, ma dovrebbe essere pure Sergente, eppure ha passato Patrick, che io vedo che a questo punto non era tanto che un gioco di squadra, ma sembra che Patrick non abbia proprio il ritmo. Cioè, perché guarda Lupensky come l'ho andato a riprendere subito. Cioè, è Lupensky che sta sfruttando questa gomma media, non tanto Patrick. E Patrick probabilmente o deve passare il Sergente o farà una fatica immensa a contenere il pilota Ferrari. E ricordiamo che loro due si stanno giocando il titolo di vice campione della Pro, eh. Occhio Leuz dentro! All'interno su Pozzluca, ne prende un'altra posizione, ma attenzione perché sta arrivando anche Vespa di gran carriera. Non attacca, non affonda il colpo, sta arrivando anche Tia, sta arrivando anche Pier Joker, sono tutti lì vicino. Mentre là davanti, come dicevi tu, c'è Lupensky che è veramente minacciosissimo nei tubi di scarico di Patrick. Eccolo qui, con Patrick che può sfruttare il DRS o la scia di Sergente per tentare l'attacco, anzi per tentare di difendersi dal pilota della Ferrari. Qua addirittura ha tirato fortissimo la staccata Lupensky, prova per cercare di uscire il più vicino possibile ai tubi di scarico di Patrick. Attenzione a Tia! Oh. Tia all'esterno, all'esterno della ferratura nei confronti di Vespa, che alza il piede, lo lascia passare. Mamma mia che rischio, che sorpasso da parte di Tia. In questo momento è una furia il pilota della Alfa Romeo. Vediamo adesso, si trova davanti Pozzluca, che in questo momento è quasi a rischio del DRS. Quasi, perché dico che sta perdendo un pochino considerando con questa gomma. E adesso potrebbe essere la volta di Tia col DRS provare a riuscire a superare Pozzluca. Vediamo. Mamma mia, qui derapone qui in uscita dalla Junsao. Si infila Vespa qui dentro. Non c'è spazio. Lampeggiano adesso quasi tutti. Attenzione sul dritto, cosa succede? Vespa arriva velocissimo, però sembra non voler attaccare il pilota dall'Alfa Romeo. Saggiamente rimane dietro. Occhio lì dietro, sta succedendo di tutto. No, soprattutto Pozzluca è andato in crisi. Tutti stanno seguendo il ritmo di Sergente e si stanno accodando piano piano chi ha gomma media, perché prima era Lupensky, adesso è diventato Leuz. Si libera di Tia Prince, si libera di Pozzluca. Alla prova di nuovo alla ferratura di nuovo, niente da fare, questa volta non c'è spazio. Non c'è spazio lì, non c'è spazio, infatti decide lungo di arrivare lungo, lungo Pozzluca. A prova. Qua ragazzi, devi avere una trazione spaventosa. Mamma santa, attenzione. Contatto, eccolo lì, attenzione, un groviglio incredibile qui dietro. Attenzione, 5 macchine in questa curva, è pericolosissimo. Alla Junsao adesso con Vespa che è all'interno. Alla fine riesce a passare Pier Joker, ma attenzione perché adesso c'è anche Hiroshi. Attenzione Lupensky, attenzione Lupensky, che va all'attacco di Patrick, che va all'attacco di Sergente. Lupensky dentro. Oh, sono in tre. Mamma mia, che staccata. Mamma, poi si infila Sergente. Attenzione là dietro perché sta succedendo di tutto. Intanto guardate qua dietro, sta facendo praticamente la samba brasiliana, sta succedendo qui dietro con sorpassi e contro sorpassi, staccate e contro staccate. Là davanti Lupensky ha provato l'attacco nei confronti Sergente, attenzione perché si è infilato anche Leuz. Sono vicinissimi. Patrick, Pozzluca si è girato, ha rotto l'ala. Pozzluca ha rotto l'ala e potrebbe chiamare una safety car nuova. No, ma non sembra, è così. Non sembra, infatti non entra la safety, quindi sostanzialmente gara che continua. Peccato per Pozzluca. E allora gara che continua, riprende con Patrick Speri che tiene ancora la prima posizione, con Leuz e Lupensky che sono veramente vicini a Sergente. Vediamo più che altro cosa succede. Adesso c'è anche Tia che si sta mano a mano avvicinando a questo gruppone. Si sta avvicinando anche con grande determinazione il pilota Alfa Romeo. Però adesso questi qua hanno il DRS, quindi sostanzialmente possono utilizzare la mobile per aumentare il distacco sul dritto. Però poi se vanno ancora a perdere in battaglia, Tia si riavvicina. Vespa intanto molto vicino nei tubi di scarico di Alesi, non attacca. Erano veramente vicini sul distacco.
due decimi, poi alla fine sono ritornati 3-4 decimi, ma comunque sono tutti e quanti vicini lì dietro con Vespa che probabilmente potrebbe essere Alesia in difficoltà con questa gomma rossa. Sì, in difficoltà con questa gomma rossa, ci può stare perché siamo arrivati al 14° giro. Peccato per Vespa che si è staccato tantissimo perché non, diciamo, non voleva prendere rischi, ma ho visto che invece tutti oggi l'hanno preso dei rischi e si sta avvicinando di gran carriera ti ha preso al quintetto di testa, perché Patrick non ha quel ritmo, non ha il ritmo a sufficienza per poter andare via. Infatti Sergente tiene lì, e occhio perché in tutto questo marasma, secondo me, a livello strategico, chi ha messo bene è Sergente. Assolutamente sì. Intanto vediamo se il pilota della Williams Vespa andrà all'attacco, sicuramente con il DRS, più che altro perché hanno perso tantissimo tempo. Vediamo se Vespa va all'attacco. Sì, infatti affianca Alesi, vediamo se tira forte la staccata Alesi. No, desiste e quindi lascia passare il pilota Williams. Si ritrova in sesta posizione. Attenzione alle due Alpine che si stavano per ostacolare e hanno un po' perso il distacco nei confronti di Alesi. Vediamo se riusciranno di nuovo a riacciuffare il pilota della Red Bull. Probabilmente sì, col DRS ovviamente riescono di nuovo a ricucirsi. Là davanti comunque continua Patrick Speri a tenere dietro Sergente, che è praticamente francobollato, così allo stesso tempo Lopensky e Leutz, e si sta man mano avvicinando. T adesso un secondo e due il pilota dell'Alfa Romeo, quindi diciamo l'intravede, però e credo che tanto. E credo che tra un po' si avvicinerà pure Vespa, perché adesso si è liberato di Alesi e già nella parte centrale sta guadagnando tantissimo su tutti i piloti davanti. Occhio, occhio Lopensky, che era un'unica macchina assieme a Sergente. Adesso l'uscita della Junsau, vediamo cosa c'è. Occhio per Patrick, mi sa, Attenzione, più che altro perché non hanno tanto Erse, però vediamo qua. Col DRS Sergente va all'attacco di Patrick, Lopensky ovviamente non attacca, aspetta il momento giusto, Sergente si infila, prova a incrocio il traiettore, qui in uscita la Isero Senna con Patrick che sembra aver perso Leutz, vediamo, uè, là, mamma mia, dentro su Lopensky, poi deve tirare forte la staccata, ma deve non cercare di tamponare Patrick. Alla fine Leutz si prende la terza posizione. Si stanno veramente divertendo con questi sorpassi, ma stanno anche molto rischiando tantissimo. Ma io ti ripeto, il fatto che Sergente abbia gomma hard potrebbe andare tranquillamente su gomma media, ammesso che ce l'abbia, e arrivare fino in fondo anticipando tutti, che sono invece costretti a mettere la gomma rossa e quindi ritardare la strategia. L'arma vera ce l'ha Sergente, perché l'undercut qua è forte. Sergente quindi potrebbe essere la mano giusta per lui, se intanto ricucito in questo trenino Tia. Guarda che Leutz secondo me è quello più arrembante. È stato più tranquillo adesso. Infatti è rientrato ai box adesso Sergente, quindi è il primo a fermarsi ai box. Andiamo a vedere il pilota dell'Alfa Romeo e dell'Alfa Tauri che cosa metterà, se mettere la gomma media per arrivare fino in fondo, una gomma rossa per attaccare. Invece no, va con il soft, cioè con la media, va sul sicuro Sergente. Potrebbe essere la giusta scelta, come dicevi tu, perché ovviamente stando davanti e qua l'undercut è molto forte, avrà un margine straordinario poi quando i piloti si fermeranno. Sì, anche perché adesso si disturbano là davanti, quindi... Mamma, scusami, la stava perdendo in uscita dai box. Stava per andare a muro Sergente, però fortunatamente è rimasto in pista. E diciamo che chi aveva gomma media non l'ha sfruttata, perché ovviamente Sergente 3 secondi. No, non ci credo. Questa è una piccola mazzata. Dipende, perché comunque adesso si deve costruire il vantaggio. Se riesce a costruirlo, gli altri sono costretti ad arrivare abbastanza lunghi per montare la rossa. Sì, dico piccola perché ovviamente sono 3 secondi, però probabilmente potrebbe essere, diciamo, un qualcosa non tanto Leutz. Male. Intanto Leutz dentro all'interno nei confronti di Patrick Speri, non ci penso due volte e lo affianca e lo passa, e Patrick quindi è costretto a scendere di nuovo in seconda posizione con Lopensky vicinissimo, incollatissimo, francobollato. Vediamo adesso il DRS chi gli fa la differenza. Dietro c'è anche Tia che fa da spettatore. Oh, uè, la mamma mia, dove cosa faceva Lopensky lì.
Attenzione adesso all'uscita, perché Tia ovviamente è più vicino, è più forte in uscita. Arriva la ferradura all'esterno. Mamma mia, attenzione, wow. Non ce la fa. Non ce la fa. E quindi rimane di nuovo dietro, rimane di nuovo come era. Vespa. Sta arrivando Vespa adesso, attenzione. Mamma mia, che gran premio, che gara che stiamo vivendo, stiamo vedendo. E sarà interessante adesso capire il ritmo che stanno facendo, perché Leuz in questo giro, andiamo a vedere che tempo farà, sarà molto interessante in relazione a quello che sta, che farà Sergente. Perché la gara adesso... No, vai pure, vai pure. No, perché la gara adesso è tra questi primi 5 e Sergente che si è fermato. Intanto attenzione Patrick, continua Lopeschi, si rifà rivedere dentro. All'interno della Essera Senna non c'è spazio, non riesce a affondare il colpo il pilota Ferrari, ma è uscito veramente a fionda di nuovo come prima. Vediamo cosa succede, vediamo quello che accade. Prova adesso all'interno. Intanto Sergente giro veloce, 1.17. Lopeschi qui non riesce a attaccare. E allora riprova di nuovo l'attacco. Vediamo se Tia ci riprova, ma nulla da fare. Questa volta il pilota Alfa Romeo rimane dietro. E adesso attenzione perché sta arrivando ancora Vespa. Si sta avvicinando, più danno fastidio. Vespa si avvicina. E un'altra cosa, 13-0 Leuz, il primo del gruppetto, 10-7 Sergente, gomma nuova. Stiamo parlando di più di 2 secondi di differenza, attenzione. Attenzione che poi è difficile colmarli, Sergente sicuramente se farà un altro giro sarà doppiamente davanti. Tia qua, lo Giunsao l'ha rischiata di perdere. Ha perso un qualcosina di slancio. Vespa. È arrivato anche Vespa, si è incollato. Ma è incollato anche nei tubi di scarico Hiroshi, che sta per andare all'attacco nei confronti di Alesi. Sembrava, ma non attacca ancora il pilota della Pin. Sembrava molto vicino, ma invece nulla da fare. Ancora una volta rimane dietro alla Red Bull di Alesi. Intanto box per Pier Joker. Uscita veramente formidabile da parte di Hiroshi. Sergente, un altro giro veloce. Attenzione qui. Attenzione qui con Alesi che chiude l'interno. Attenzione con Hiroshi all'esterno. Col DRS sicuramente andrà a fare il sorpasso facile. E infatti si butta dentro e va a passare il pilota della Red Bull. E si piazza ovviamente in sesta posizione. Adesso cercherà di almeno ricucire assieme al suo compagno di squadra. Quando passerà ovviamente Alesi. Lo prova qua. No, non c'è spazio. Provare in che altro a ricucire anche lui il distacco da quel trenino. Io credo che Sergente in questi 2 giri ha guadagnato all'incirca 6 secondi, considerando anche l'uscita dei box. E ne guadagnerà occhio e croce. E ne guadagnerà altri di più, perché sicuramente quando usciranno gli altri avranno una gomma fredda, quindi un giro, un altro giro. Ma sicuramente, ma sta andando a riprendere adesso Kalyans, avrà anche il DRS di nuovo. E quindi sta creando un bel gap. Gli altri sono costretti a rimanere fuori per avere la gomma rossa buona. Vediamo cosa succede per quanto riguarda Long, poi ci sposteremo più avanti. Intanto Alesi box, frenata al limite, infatti 5 secondi. 5 secondi per Alesi, che andrà ovviamente a mettere la gomma più forte. Ancora Sergente, 10-3, gomma hard per Alesi. È che perché aveva finito le rosse. Quindi Alesi arriverà sicuramente fino in fondo senza problemi, però ovviamente... dovrà scontare questi 5 secondi a fine gara, a meno che non entra in box e andrà a scontare, diciamo, questi 5 secondi nella sua piazzola. Intanto Sergente ha di nuovo fatto un giro veloce, è praticamente un mostro, un pilota veramente, è stato il pilota più veloce in questo momento, 10.7, 10.6, 10.3 addirittura, ha dato di tutto. E anche con questi 3 secondi di penalità sicuramente sarebbe davanti. Tranquillamente davanti, sì, ha praticamente quasi 10 secondi di margine, secondo me. Se non è 10, è poco ci manca rispetto al quintetto, che poi dopo potrebbe andare a rimontare qualcosa, ma vedremo se riuscirà poi a ricucire tutto il gap. Leuz non sta facendo un brutto ritmo, anzi dei piloti di testa è quello che ha cambiato il ritmo e sta scendendo con i tempi. Tia si ferma, ferma, quindi è il primo di questa gruppetta a fermarsi dopo Sergente, che si è fermato praticamente qualche giro fa, ovvero 4 giri prima. Gomma rossa per Tia. Guarda Sergente dov'è. Sergente è in uscita di curva 1. Wow. E Tia ancora deve uscire dai box. Mamma mia, neanche con la gomma rossa sicuramente Tia riuscirà a avvicinarsi il più velocemente possibile a Sergente. Attenzione perché in questo momento Tia si ritrova
praticamente alle spalle del duo Aston Martin, che praticamente non si è ancora fermato, ma si fermeranno a breve tutti e due, o più che altro continueranno, non credo, con questa gomma gialla di 20, più di 20 giri, difficile. Però la gomma rossa di Alesi, è vero che c'è stata la safety, ma è durata 20 giri, eh? Se gente si trova nel traffico, ti ha 3 secondi. Ti ha 3 secondi, attenzione, bandiera gialla. Oh, non ci credo! Ricky Bizzo ha perso la macchina, ha colpito Sergente. No! Non ci voglio credere. Ma ha rotto No, non è vero! Ha rotto l'ala anteriore, l'ala destra, l'ala sinistra. Si deve rifermare il pilota alpine. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Di male in peggio, Sergente. Di male in peggio. Si è fermata anche Vespa in questo giro. È che è un'ottima mossa di Vespa nel tentativo di passare i piloti davanti. Potrebbe mettere lui la rossa adesso e fare l'undercut. Si ferma anche una Aston Martin, quindi cambio d'ala per Sergente, gomma rossa per Joker, intanto giro veloce, incredibile. E Tia potrebbe essere in testa. Ascoltare ovviamente altri 3 secondi di penalità per Tia, ovviamente bisognerà vedere più che altro nel finale cosa succederà, perché ancora tutto è possibile, mancano ancora più di 20 giri e c'è tutto ancora da capire. Chi sarà il primo a tagliare su questo Gran Premio, il primo a tagliare il traguardo. Cosa che ovviamente ne abbiamo visti di tutte. Abbiamo visto la samba brasiliana, possiamo dire così, in questo momento. La cosa incredibile è che non abbiamo visto un ritiro. Ecco, successo di tutto e non c'è stato un ritiro. Ecco, l'ha detto. Adesso incrociamo le dita e speriamo che non succeda questa cosa per nessuno. Intanto vediamola davanti che continua. Lopensky invece Lopensky. No. Box. Freccia destra per l'alfiere rosso. Ed è giusto, perché è giusta la mossa di Lopensky, perché se dobbiamo guardare in relazione al rivale Patrick e vedere dove come aveva rimontato, è giusto che a questo punto provi l'attacco, fermandosi un giro prima. Rossa per Lopensky, passa probabilmente Tia, si è passato, ha preso un enorme vantaggio, probabilmente no, è ancora lì, la S Dossena, però ovviamente ha la gomma più calda, sicuramente andrà dare lo strappo. Si sta avvicinando piano piano Alesi, ma non è riuscito abbastanza perché ovviamente ha la gomma hard. Lopensky adesso è uscito a 3 secondi netti da Tia. 3 secondi e 2 adesso con gomma fredda, deve cercare di scaldarla e Tia deve approfittare di allungare un po' di più. Mentre la davanti continua e Vespa stranamente si ritrova ancora dietro a Lopensky, non capisco il perché. Attenzione, credo che abbia fatto un errore. Bandiera gialla nel secondo settore che continua ad esserci. Alla fine poi non c'è più. Pozzoluca altri 3 secondi in questo momento. Vediamo box i primi due. Box là davanti Patrick e Lewis. Vediamo che come andranno a mettere. Scusami, Pozzoluca ha rotto l'ala posteriore. No, incredibile. Intanto rossa per entrambi, probabilmente per arrivare andare fino in fondo. Patrick rimane davanti per un millimetro mentre arrivano. Guarda Lopensky. Dobbiamo guardare soprattutto Lopensky. Lopensky a S Dossena, è molto più veloce. Ti è passato. Ha passato anche Gallians. Vediamo. Sergente al giro veloce. È davanti. Sta arrivando Alesi adesso. Di gran carriera. Molto veloce sul dritto. Però non è abbastanza per riuscire a passare i due che stava inseguendo. E quindi in questo momento Tia virtualmente davanti. È Tia davanti con Lopensky subito dietro. Praticamente da Tia in poi ai box. L'aveva detto di un giro fa, non abbiamo ancora visto nessuno che si era ritirato. Quindi Lopensky 3 secondi. Dove non ci credo. Beh ragazzi, sta succedendo, il mondo sta succedendo qua. Comunque, quindi virtualmente primo in questo momento rimane Tia. Però occhio che chi non ha penalità dietro sono sia Leutz che Patrick Speri. Box intanto a Hiroshi. Io però, caro Jacopo, stavo andando a vedere più che altro le gomme di Long. Non è che magari prova a tirarle queste gomme di Ar, però non può tirarle quanto vuole, ma cioè la differenza è troppo elevata. Stiamo parlando di quasi 3 secondi a giro. Se non di più. Vediamo più che altro. Attenzione, Sergente! E no, un safety car? No, attenzione perché c'è Leutz! Leutz! Oh! Che succede?
Ho visto. Ah, è la macchina. È la macchina di Pozzluca. Mamma mia, ho visto uno scarto pazzesco. Sia di Leuz che Patrick Spiri. Anche Leuz ha perso una posizione nei confronti di Patrick facendo questo scarto, probabilmente. Credo, Perché ero praticamente concentrato su anche questa bandiera un po' gialla. Tutti, un po' tutti l'hanno scartato, perché ovviamente facendo quel ritiro là la macchina poi fisicamente ritorna in pista. Fortunatamente non ha coinvolto nessuno. Sergente si ritira anche lui. E adesso la gara diventa divertente, perché Tia Prince fondamentalmente in questo momento è primo. Finale thrilling, ci dice dalla chat il buon Luigi Di Legge. Intanto Long, eccolo, si ferma ai box. Ovviamente anche il messaggio di Fabio, il surname, vince Long su intermedia. Può anche darsi che magari la va a montare veramente questa intermedia, ma non credo, ovviamente, con gomma soft per anche il pilota dell'Alpine, che esce alle spalle del suo compagno di squadra. E quindi allora ricapitoliamo: Tia Prince davanti, attenzione perché Leuz va a passare Patrick e si porta in quarta posizione. Patrick, io vedo che di ritmo non ne ha oggi. È assolutamente incredibile come si trova in difficoltà il pilota Mercedes, anche perché sta lampeggiando, quindi non lo so, però comunque è ancora da vedere. Mentre là davanti Ricky Pizzo ha continuato a rimanere un pochino attaccato a T, adesso un secondo e sette, si sta avvicinando Lopensky, 8 decimi, grazie anche all'ausilio del DRS, quindi Lo prende adesso il DRS Lopensky, occhio perché adesso farà un altro super mega lap. Sta lampeggiando anche Lopensky, prende la scia, va all'esterno e va col DRS e passa Ricky Pizzo, si mette in seconda posizione. E Ricky Pizzo che si trova in terza, virtualmente quarta, e prende anche 3 secondi. L'abbiamo vista adesso partinare in uscita della S da Senna. E quindi deve anche fermarsi Ricky Pizzo, probabilmente per montare una gomma rossa, perché difficilmente, anche perché comunque 29 giri ha con questa gomma, forse azzardato. Non arriva in fondo. Sta sperando in una safety car che si ributta in mezzo in un'ottima posizione. Forse quello che può fare è aiutare Leuz, perché Leuz in questo momento ha gomma più fresca rispetto a Tia e Lopensky. Ma la differenza di gomma è troppo elevata. Arriverà alle ultime due curve che farà da tappo al compagno di squadra. Attenzione, molto lento Ricky Pizzo qui, rallenta tantissimo. E Leuz ovviamente ha bisogno del DRS, però ufficialmente, cioè sostanzialmente non ha aiutato tantissimo, anzi ha peggiorato la situazione, perché Lopensky ha staccato ancora di più. Occhio perché qua sono in tre e Ricky si sposta a destra, Patrick arriva dietro col DRS, con la scia all'interno, poi all'esterno, poi non attacca da dietro. Invece vedo qualche pilota che si apre a ventaglio. Vespa all'interno, Vespa all'interno. Dove è andato per Joker? Dove è andato per Joker? Mamma mia, ha toccato l'erba e stava per fare un patatrack lì in curva 1. Vediamo, attenzione, perché Vespa adesso è vicino ad Alesi. Alesi tra l'altro deve scontare ben, se non erro, 9 secondi? No, i 5 secondi della corsia dei box. No, perché ovviamente sul tracker non vedevamo i 5 secondi, però deve scontare questi 5 secondi, a meno che non si deve fermare, anche perché, cioè, difficilmente si ferma perché ha 8 giri con questa hard. E quindi sostanzialmente Vespa è virtualmente sesto. Poi ovviamente ci dovrà prendere ovviamente Ricky Pizzo, quindi potrebbe essere una possibile quinta posizione, che tutto sommato, anche se partiva davanti, Vespa non è male come posizione. Mentre là davanti intanto c'è Lopensky, che ha incominciato forse a guadagnare qualcosina nei confronti di Tia. Ricordiamo che tutte e sì, due ma hanno non devono secondi. Ma il problema è che non si devono guardare tra di loro. Chi sta arrivando è Leuz, che in questo momento è in testa, Tanto Vespa passa in sesta posizione. E sì, come hai detto te, Leuz è virtualmente primo, perché il distacco tra lui e Tia adesso di nuovo secondo. Però diciamo che a breve dovrebbe passare davanti lui, perché non ha penalità, e dietro c'è Patrick Sperry. Paradossalmente i primi due non si stanno giocando la vittoria in questo momento. Leuz in questo momento ha anche, tra l'altro,
e assieme a Patrick Speri è pulito di quanto riguarda gli avvertimenti. Poi là davanti abbiamo 3 secondi più un avvertimento in più di Lopensky, per Lopensky quindi 3 secondi più un avvertimento, e Tia solo 3 secondi più altri 0 avvertimenti. Quindi Leuzio sostanzialmente adesso è virtualmente primo, perché adesso è a 1 secondo e 2 nei confronti di Lopensky. Lopensky si è ormai accodato il tubo di scarico di Tia. Sostanzialmente abbiamo Leuzio e Patrick primo e secondo. Eh sì, e per Patrick è fondamentale per la seconda posizione del mondiale questa situazione qua, eh. Vediamo intanto... c'è Bespa in lotta con Alesi, abbiamo visto un attimo scambio di posizioni là dietro. Alesi si è ripreso la posizione nei confronti di Bespa, quindi si è portato di nuovo in quinta posizione. Attenzione perché adesso è Bespa col DRS su questo punto, se Bespa può attaccare Alesi. Vediamo se va all'attacco il pilota Williams, ci riesce, tira fortissimo la staccata, forse è arrivato lunghissimo. No, è dentro. La tiene. La tiene e quindi rimette di nuovo la sua vettura in quinta posizione con Alesi che dà un po' di fastidio. Da un po' di pressione, anche perché fra poco Bespa arriverà nel punto in cui la sua gomma inizierà a cedere e poi Alesi avrà lui il vantaggio di gomma. Stiamo per arrivare, Simo, in una fase super interessante della gara, perché Lopensky e Tia hanno 3 secondi di gap da dover colmare, perché c'è 3 secondi di penalità, e dietro Leos ha quasi tiro di DRS e potrebbe essere di difesa nei confronti di Patrick Speri. Vediamo cosa succede in questo momento. Lopensky comunque è anche molto più carico di Ers, lo vediamo adesso dall'onboard. Forse anche Tia potrebbe essere in questa situazione, però attenzione perché adesso Leoz ha fatto qualche errore, forse. No, Lopensky... è perché Lopensky ha usato il DRS mentre Leoz non ce l'aveva, per quello il distacco si è dilatato. Vediamo adesso qui Lopensky che sembra essere molto minaccioso su Tia. Vediamo, tra l'altro ricordiamo che Tia sta guidando anche con l'ala posteriore danneggiata e Lopensky invece con un avvertimento in più. Adesso Leuz sembra essere riuscito a riguadagnare, a rosicchiare di nuovo qualcosa, ma è comunque virtualmente primo. Deve rimanere lì e deve rimanere concentrato. Deve più che altro cercare di prendere il DRS, perché se prende il DRS ha una difesa nei confronti di Patrick, se no secondo me Patrick cercherà di passarlo adesso per averla lui la difesa poi dopo nei confronti del pilota McLaren. È una situazione molto difficile. Occhio a Lopensky dentro su Tia, lascia sufficientemente spazio e passa ovviamente il pilota Ferrari. Vediamo, anche perché questa commossa qua di Lopensky non ha aiutato Leuz. Deve cercare di sbrigarsi a prendere il DRS, altrimenti se no sarebbe preda facile per Patrick Speri. Vediamo se Lopensky proverà ad allungare, provare a fare lui il ritmo, però difficile. Vediamo adesso 1 secondo e 6 nei confronti di Leuz e Tia, con Lopensky che comunque continua a lampeggiare, quindi ha sfruttato tutta la batteria ibrida per cercare di dare quello strappo. Vediamo se riuscirà anche adesso a tirare. Qua Leuz sembra che guadagna quei 2 decimi in più, probabilmente per la gomma nuova, quindi trazione ne ha un po' di più. E poi ovviamente va a perdere sul dritto per via dell'usura del DRS. Adesso è al limite del DRS. Non ce l'ha, ma attenzione perché Lopensky sta allungando, Lopensky sta mettendo il turbo, Forse l'ha preso, Se non ha preso il DRS per un pelo, infatti non l'ha preso per un pelo Leuz il DRS. Che sfortuna in questo rettilineo. Lopensky ha provato adesso a dare un po' lo strappo, però ovviamente Tia con l'ausilio del DRS si è di nuovo riavvicinato. Vediamo adesso 1 secondo e 3. Niente. Alesi ancora dentro nei confronti di Bespa. Si stanno stuzzicando adesso Alesi, ovviamente con la gomma un po' più diciamo meno usurata rispetto a quello di Bespa. Potrebbe riuscire adesso a far lui il ritmo. Però ricordiamo che ha 5 secondi di penalità da scontare a fine gara. Mentre là davanti ritorniamo con Leuz che rimane adesso 1-1 adesso 1-1. Qua Leuz è forte, attenzione. Ma Leuz, qua la prende già il DRS. 9 decimi. Già è sotto. Adesso l'ha preso. Sembra essere riuscita, infatti 7 decimi. È difficilissimo.
cioè deve sbagliare più che altro la Junsao per ritornare fuori dal DRS, ma non lo ma fa, non è tanto, non è tanto quello. Adesso viene il difficile per Patrick, perché se aveva una chance per passare il pilota della McLaren, adesso viene molto più difficile, perché anche Lewis ha il DRS. Lewis ha praticamente in mano un gran premio fatto e finito, nel senso che davanti a due piloti che hanno 3 secondi e che non andranno via di ritmo, e dietro si può difendere a Patrick Sperry, quindi è tutto nelle sue mani, deve cercare di fare le mosse giuste per cercare di strappare questa prima vittoria stagionale. Deve rimanere calmo il pilota della McLaren, che ha in mano, diciamo, la possibilità di portarsi a casa la sua prima vittoria in questa stagione, e se non erro dovrebbe essere la prima in Pro League. Vado a vedere un attimo. Attenzione, attenzione, perché è molto vicini. Addirittura potrebbe avere pure la pensare di passarli entrambi. Proprio perché si deve difendere anche da Patrick, quindi non è che può stare lì in mezzo. Vediamo che adesso è molto vicino. Molto forte. Adesso secondo me ce l'ha adesso, È uscito fortissimo adesso col DRS. Attenzione, perché però si può difendere Tia col DRS. Non gli dà lo spazio, non lascia scampo. Prova adesso all'interno a farsi vedere. Deve rimanere però tranquillo Leutz. Lo so, occhio che è duro, qua. Però qua adesso. Vediamo qui sul dritto, nulla da fare. Dentro invece Tia su Lope. Attenzione! Attenzione, trova un muro praticamente Leutz. Wow. Side by side alla ferradura. Side by side alla ferradura. Alla ferradura Tia. Alla ferradura Tia Lopeschi. Alla ferradura Tia Lopeschi. Attenzione al Torantino. No. E là. Mamma mia. Leutz l'incrocio. Mamma, cosa sta succedendo? L'incrocio. Attenzione. Mamma mia, qui non c'è spazio. Leutz, mossa stra... Che sorpasso. Che mossa da parte di Leutz, che si mette Tia davanti, anzi dietro. Dietro di sé. E adesso può attaccare Lupensky. A questo punto potrebbe creare lui il buco. Vediamo cosa succede adesso. Sicuramente Lopeschi potrebbe essere vita facile per Leutz, andarlo ad attaccare. Infatti usa il DRS, lo chiude. Attenzione Tia che stava arrivando di gran velocità. Mossa forse di disturbo per cercare di dare fastidio a Leutz. Nulla da fare, quindi adesso sono in 4. E Leutz la sta giocando col fioretto, È vero che Patrick probabilmente in questa situazione sta più puntando al secondo posto nel campionato piloti che a vincere il Gran Premio, e quindi probabilmente sta prendendo meno rischi da questo punto di vista. Leutz invece sta cercando col fioretto di fare le mosse giuste, perché sa che la vittoria è veramente alla sua portata, è a un passo. Lopeschi danno al fondo comunque, anche lui. Vediamo cosa succede in questo momento, perché Leutz è virtualmente primo. È virtualmente primo assieme a, attenzione, a Patrick Sperry, bandiera gialla nel secondo settore. Credo che sia Hiroshi. Sì, perché abbiamo visto Kaisermatt guadagnare un sacco di posizioni. E quindi sostanzialmente dovrebbe essere il pilota alpine che ha avuto un problema. Intanto là davanti continua la lotta con Leutz, che rimane di nuovo alle spalle di Lopeschi, con Patrick che in questo momento si trova Tia davanti a 3 secondi. E diciamo che per Leutz è un cuscino, Tia per lui è un cuscino di salvataggio, perché per Patrick ha un'altra vettura da superare. È vero che c'ha 3 secondi, però per arrivare a Leutz deve superare prima Tia. Non so quanto Leutz possa rimanere ancora dietro a Lopeschi, perché io lo vedo che ha nettamente di più del pilota Ferrari, anche perché Leutz non ha problemi di vettura per quanto riguarda fondo o alle posteriori come ce l'hanno sia Lopeschi che Tia. Probabilmente potrebbe tentare adesso l'attacco, perché secondo me ne ha molto di più. Onestamente, aspettare dietro quando comunque i due hanno 3 secondi di penalità è un po' un rischio,
Vediamo se adesso andrà l'attacco di Lopensky in low out. Sembra di sì, perché ovviamente... Anzi no, continua a stare dietro. Sembrava... Oh, errore! Forse adesso, Errore di Lopensky adesso, Leutz è costretto a provare l'incrocio, perché se non attacca, lo attacca, tira! Oh, cosa ha fatto? Attenzione, sono in tre! Qua non si fa in tre questa curva, ragazzi! Qua non si fa in tre questa curva! E infatti non si fa, perché ovviamente Leutz tira a porta staccata! Arrivano lunghi T e Lopensky, si infila Patrick Sperry! Si infila Patrick Sperry, non ce la fa però! E adesso deve tirare, adesso Leutz deve tirare, perché tanto si è messo là davanti e l'unico suo obiettivo è tirare, perché il suo vero avversario è e Patrick, Tia Prince e Lopensky non corrono praticamente contro di lui in questo momento, quindi l'unico obiettivo, se vuole creare gap è adesso e cercare adesso di far qualcosa. Andiamo a vedere cosa c'è, ne mancano 6 giri e in due più che altro stanno giocando la vittoria, in quattro si stanno giocando il podio, perché è vero che Tia e Lopensky c'hanno 3 secondi, ma intanto Patrick va dentro su Tia. Aiuto dentro Patrick, si infila di gran carriera, di grande velocità di punta, e si prende la prima posizione. Attenzione, perché adesso Patrick e Leutz non hanno più nessuno davanti, se la giocheranno loro due. Patrick ha sfruttato l'occasione, perché ovviamente c'è stato un po' troppa melina da parte di Leutz in quei tentativi che stava dietro a Lopensky e non ha creato quel buco. Intanto Long va a passare all'Esi per la quinta posizione. Sì, ha passato il pilota della Red Bull Long, quindi si è riportato in quinta posizione. Abbiamo un po' perso le tracce di Vespa, che purtroppo si trova in settima posizione. Peccato per lui, comunque aveva fatto un'ottima gara dall'inizio. Forse magari la strategia non è andata a buon fine, però comunque buona gara per il pilota Williams. Però là davanti adesso, attenzione, perché mancano ormai pochi giri al termine e sono in quattro che si stanno giocando il podio, perché Tia e Lopensky che adesso si giocano il terzo posto. Là davanti si giocano la vittoria, perché c'è Leutz che adesso c'ha il DRS. Attenzione, vediamo se attacca. E lo passa. E Patrick ha alzato addirittura il piede. L'ho visto che ha frenato tantissimo. Sono i quattro alla stessa rosella. Qua non si fa. Attenzione, Tia. E occhio, perché è Leutz che non ha il DRS. Oh mamma mia, sono i tre. Poi alla fine Leutz ha lasciato il piede. Mamma, Patrick, Tia. Oh no, che è successo? Attenzione, ha toccato il posteriore di Tia. Attenzione, mamma mia, all'esterno Lopensky, Leutz, Lopensky cosa stava facendo? Ci stava buttando un per tutto impossibile. Vado a vedere più che altro nel tracker se c'è un danno per Leutz. Fortunatamente non c'è nulla per il pilota Mercedes, ma c'è Tia Prince davanti. C'è Tia Prince davanti che sta facendo da tappo. E adesso Patrick proverà ad allungare. Se Leutz non si sbalanza subito di Tia, non potrà cercare di lottarsi la vittoria. Deve cercare di levarselo subito davanti. Vediamo se col DRS riuscirà, Vediamo. DRS spalanca l'ala, utilizza tutta la batteria ibrida. In scia anche per di Patrick Sperry. Stacca forte Leutz alla fine dall'esterno. Riesce a rimettersi davanti. E adesso è dura. 3 giri al termine. Bandiera gialla nel terzo settore. Finale. Mamma mia, anche per Joker, peccato anche per lui. E si ritira. Speriamo non in pista. Non è vero. Ragazzi, non ci posso credere. Ragazzi, 3 giri al termine. Safety car è per un giro. E sai che secondo me qualcuno si butta in box e qualcuno no, Io voglio dire solo una cosa. Tia e Lopensky non saranno infuriati, perché hanno 3 secondi e tutto il Longa podio. Incredibile, ragazzi. E Kaiser Matt è quarto in questo momento, sarebbe. E vabbè, ragazzi, sta succedendo il finimondo qua. E chi si ferma? Perché adesso la questione è chi si ferma a 2 giri dalla fine. Lo spazio c'è. Sai che non lo so, però vediamo. Lo sai che se non si fermano tutti i piloti là davanti, il primo che potrebbe farlo è Long. E se si ferma, guarda che se si ferma lui
C'ha un jolly. C'ha un jolly pazzesco. Adesso voglio vedere. Non si ferma Patrick, non si ferma Leutz, no. Non si ferma Tia. Non si ferma Lopeschi, sì. Invece. Attenzione! Long no! No, ci credo, 5 secondi per Lopeschi. No! Ma Long no! E allora attenzione che chi si ferma è Kaisermat! Attenzione Kaisermat e Box frenata! Si ferma anche Vespa, si fermano tutti dietro! Tutti si sono fermati! Anche Alesie che aveva gomma hard! Ma cosa sta succedendo? Finale incandescente a San Paolo in Interlagos qui! Incredibile! E Alesi ha scontato i 5 secondi di penalità che era precedentemente nel gioco! Ed è davanti a Kaisermat, attenzione! E quindi è lui con gomma nuova che può rischiare addirittura di fare il colpaccio. Si è ributtato in lotta per il podio con questi 5 secondi tolti. Solo che adesso la safety car uscirà via adesso. Devono raggiungere. E devono spingere, non so se riusciranno a farlo, eh. Devono raggiungerli il prima possibile, probabilmente ce la potrebbero fare perché... Secondo me la safety car entra a questo giro. No, ti dico io quando. E ti dico che entra secondo me a questo giro, perché di solito entrava a questo giro. Santa. Sai che forse sì. Eccola. E adesso. E non rientrano. E dietro non rientrano, mi sa. E se si rientrano è proprio all'ultimo. No, non ce la fanno. Non ce la fanno perché adesso forse c'è sì. Il limitatore. Forse sì. Forse Kaiser Materiali sì, sì. Arrivano arrivando. Con gomme già calde. Ma Patrick ha messo adesso. Vediamo se parte adesso Patrick, perché sta ancora. No, non parte. Arrivano. Parte, attenzione! Attenzione perché c'è Long lì! Attenzione perché c'è anche Long in fase di battaglia! Dentro! Dentro Leutz! Dentro Leutz! All'esterno, Patrick tiene duro! L'incrocio! Prova l'incrocio, Leutz! L'incrocio! Tia! No! Non ci credo! Non ci credo! Incredibile cosa sta succedendo! Lopeschi dentro! Gomma nuova Lopeschi! Ma non credo che ce la faccia! Non lo so, eh! Ma deve passare Tia! No, non ce la fa! Non si fa qua! Qua è vietato passare! Attenzione perché Long è secondo e Alesi è terzo! Ho perso il conto perché... Oh santo cielo, cosa ha fatto? La gomma ce l'ha! Lo spinge troppo sull'erba! Mamma mia, lo peschi, regge duro! Qua non c'è spazio! Patrick ringrazia e saluta, incredibile! Non lo so quanto saluta perché è arrivato Alesi! Mamma mia, Lopeschi ha rischiato grossissimo, tirano tutti quanti verso su sto giro perché non si può utilizzare la lava mobile. Inizia l'ultimo giro per Patrick Speri con Lopeschi dietro, con Long alle spalle, arriva anche Alesi, sta succedendo di tutto! Alesi! Dentro, contatto con Long, lo spinge leggermente fuori, là davanti Lopeschi è riuscito a passare! Tia Prince, ma adesso non guadagnerà mai 3 secondi, a parte che ha 8 secondi perché dobbiamo contarne 5. Incredibile finale, Patrick è davanti, è ufficialmente primo, che si passa Lopeschi e passa Tia, sarebbe virtualmente primo, anzi è primissimo, poi bisognerà vedere chi arriverà per prendere sul podio. Leutz imbufalito, possibile vittoria per lui, è andata al muro, al penultimo giro. Ci sarà sicuramente tantissimo da discutere nel post gara con Lopeschi ancora che cerca lo spazio, ma non ce la fa adesso. Prova adesso l'incrocio. Occhio al podio dietro, perché ancora è tutto in lotta. Lopeschi, attenzione perché Alesi cerca un pertugio nei confronti di Long. Non c'è spazio adesso. Lopeschi è uscito a cannone, però arriverà sicuramente al fondo. Occhio per il terzo posto! Attenzione Patrick Speri vince il Gran Premio! Attenzione dietro! Mamma mia! Kaisermat quarto, Alesi terzo, Long secondo! 10 millesimi! Il 3 in 50 millesimi! Long, Alesi e Kaisermat sono finiti i 50 millesimi! Wow, non ci voglio credere, che finale! Mamma mia, sicuramente non so cosa succederà mai, è stato un finale incredibile. Patrick Speri si porta a casa la vittoria di questo gran premio pazzesco del Brasile con Alesi, podio per lui e podio anche per Long.
Mamma mia, di soli 10 millesimi avevo detto del podio, mi sembra. Alesi su Kaisermat 10 millesimi. Mamma mia ragazzi. Mamma mia, incredibile finale. E sicuramente ci sarà tantissimo da discutere nel post gara. Comunque, vittoria per Patrick Speri. Peccato per Leoz perché stava facendo un'ottima gara e poteva essere la prima vittoria per lui in questa Pro League. Dopo ovviamente le 5 vittorie che ha fatto in Prime League 2 anni fa. Peccato, però comunque è stata veramente una gara veramente, veramente incredibile. Io veramente sono senza fiato, non so poi cosa succederà più avanti. Intanto questa è la classifica piloti di questo GP del Brasile con Patrick Speri e Long Alesi che ci raggiungeranno tra poco per le interviste. Poi Kaisermat, Best, Mattia Prince, Hiroshi, Long, Lopensky, Gallians e Ricky Bizzo. Questi sono i primi 10. E poi Leutz, Pier Joker e Sergente Pozzuluca che si sono ritirati dalla gara. Noi ci fermiamo un attimo e ci vediamo più tardi, tra poco, con le interviste dei primi 3. A tra poco. E dunque eccoci ritornati con il salottino delle interviste, con i primi 3 che ci hanno raggiunto in questo momento. Io partirei dal primo, dal vincitore di questo Gran Premio, ovvero Patrick Speri. Allora, Patrick, a microfoni spenti ci raccontavi un po' quel che è successo in questo Gran Premio. Tutto sommato, diciamo, c'è successo un po' di tutto, ecco. Non vogliamo fare commenti, però diciamo che quello che abbiamo visto è stato veramente incredibile. Tu più che altro come l'hai vissuta questa cosa? Allora dai, partendo dall'inizio devo dire che oggi sono arrivato abbastanza teso alla gara, perché comunque il mio obiettivo, come già dichiarato da un po' di tempo, era arrivare, è arrivare nei 3 in classifica. E il sergente, visto in queste ultime 2 gare qua, devo ammettere che mi ha fatto venire un bel po' di strizza, perché è stato devastante le ultime 2 gare. Poi quando siamo arrivati in Q e ho visto che era lì in mezzo a noi, ho detto ma sì dai, si può fare. E già lì ho costruito un pezzettino di gara, perché ho fatto il mio record assoluto 8-1 e sotto l'8-2 non ero mai andato, tra l'altro con un assetto scarichissimo che ho deciso di mettere ieri, appunto pensando che sarebbe stata una gara di duelli e quindi sacrificando magari un po' il passo. Partenza è stata regolare, sono rimasto terzo, completamente di attesa. E anche perché quando c'era davanti Bestpa il passo era buono, quando passava davanti Pier Joker si era un pochino più lenti. Poi è successo, Pozzo ha deciso di rompere un po' la strategia anticipando, andando sulle bianche, e appena siamo passati noi sulle gialle, in realtà un po' prima del previsto, poi quelli intorno a me si sono fermati, è uscita una safety e quindi ci siamo trovati addirittura primo e secondo. Abbiamo pensato un attimo cosa fare, ovviamente io dovevo restare fuori, lui era un po' indeciso se fermarsi o no, abbiamo detto stiamo fuori, anche perché oggi eravamo senza ingegnere, quindi dovevamo gestircela proprio a mano la gara. E niente, siamo andati bene, sono passato dopo 1-2 giri dalla ripartenza della safety, ne avevo di più, e ha fatto lui poi un piccolo errorino lui, e è passato sergente, che diciamo era la cosa che non volevamo, perché sergente era quello che di passo si è visto che ne aveva qualcosina di più, ed essendo mio rivale diretto per il terzo posto, insomma, volevamo tenerlo dietro. Poi niente, ovviamente sergente è rimasto lì, ero sicuro che non sarei riuscito a staccarlo neanche con la gomma di vantaggio, perché comunque su sta pista è difficilissimo, e poi la parte che potevo fare la differenza con la gomma di vantaggio, cioè il T2, io avevo le ali iperscariche, quindi non potevo fare nessuna differenza lì. Poi cosa succede? Sergente anticipa tutti, che era la cosa che temevo, perché lui, avendo fatto gialla bianca, aveva un'altra gialla e quindi era la cosa che mi faceva paura, ma quando l'ho visto fermarsi non ho potuto seguirlo perché io non potevo farmi 30 giri di rossa. E quindi ho detto resto fuori, resto qua con gli altri, quando gli altri si fermeranno a un giro un po' più decente, allora mi fermerò anch'io. Così è stato, Tia diciamo ha anticipato tutti, Lope ha aspettato un paio di giri, il giro dopo sono rientrato anch'io insieme con Leutz, o meglio, quando si è fermato Lope ho dato tutto per passare Leutz e stargli davanti, e siamo rientrati. Cosa è successo? Quindi ci siamo trovati con Tia e Lope davanti, però entrambi con gomme più vecchie ed entrambi con penalità, e io e Leutz dietro puliti. Leutz ne aveva tanto di più di me, con le rosse soprattutto, e quindi ho detto lo faccio andare, mi attacco dietro e cerchiamo di arrivare. Siamo arrivati e ho detto qua aspetto che si menino, infatti a un certo punto si sono trovati in 3 tutti uno a fianco all'altro in curva 4 e ne sono usciti vivi non so come, lì ho preso una posizione su Lore.
Poi a un certo punto Post mi fa: guarda, devi rompere gli indugi perché ormai manca poco, e quindi in un colpo ne ho passati due in rettilineo, finché praticamente poi è uscita questa safety inaspettata, e lì devo dire che per mia fortuna Post era in quel momento al muretto perché si era ritirato a causa di un danno alla posteriore, e il dubbio era se fermarsi o no, e dipendevo tanto dagli altri, perché se mi fermavo e gli altri no, ovviamente non facevo in tempo a recuperare in due giri. Si fermavano gli altri, io no, mi montavano sopra, e quindi la mia fortuna è stata che ho avuto come cuscinetto altri due o tre piloti. Quindi quando siamo ripartiti, Lewis ha fatto subito un attacco all'esterno e al richiamo a sinistra della S2 Senna credo che l'abbia persa, perché io ero tutto sul cordolo, già pronto a rettilineo, ho visto lui che ci ha sentito una botta e poi lui che è andato a muro. E niente, poi mi sono difeso, l'ultimo giro avevo avuto un po' paura perché l'Openski comunque con gomme nuove pressava tanto, però sapevo che aveva penalità e insomma lo conosco, so che è corretto, non avrebbe fatto pazzie, però ho detto la posizione in pista me la voglio tenere, e quindi me la sono tenuta anche grazie alle asche che ho tenuto e agli scarichi che avevo, ecco. E niente, dai, finalmente torno alla vittoria. Dopo, l'ultima era stata Vietnam 2020, parliamo quindi di 3 anni e mezzo fa, e addirittura e 20 podi fa, perché ho fatto 19 podi di fila senza mai vincere. C'è una roba proprio alla Alesi, ma non la Alesi che abbiamo qua, la Alesi quello vero, che questa maledizione finalmente oggi si è rotta, quindi sono felicissimo. E niente, poi sono contento perché comunque non sono mai rimasto coinvolto in duelli strani, né contatti né niente, quindi è stata proprio una gara pulita, e vado da Abu Dhabi felice veramente. Molto molto bene. Allora Jay, domande per il buon Patrick? Ma diciamo che ha riassunto tutta la gara, che è stata una gara veramente caotica a dir poco. Più che altro, ecco, mi ha anche spiegato un po' il perché, soprattutto nella parte centrale, quando poteva andare via, non è riuscito ad andare via con gomma media, mentre il suo compagno aveva gomma hard, poteva creare il buco, non è riuscito, e anche per una questione strategica. E niente, quindi complimenti ancora per la vittoria, e niente, ci si vede ad Abu Dhabi. Perfetto, e allora grazie Patrick. Adesso passiamo al secondo in classificato, ovvero Long, il buon Andrea Longagnali, che già esulta così. E allora Andrea, gara diciamo per te all'inizio un po' difficile, poi nel finale è successo quello che è successo, ti abbiamo visto lì davanti lottare per il podio, la vittoria ci poteva stare forse, perché noi pensavamo che tu ti fermassi e mettere la gomma nuova per riuscire poi, come ha fatto Lopensky, a fare diciamo l'andatura, ecco. Allora, innanzitutto la gara è stata difficile perché ho scelto di avere un setup completamente differente dal resto della griglia, perché vedevo che andavano tutti come dei missili nel T3. E io invece ero molto carico per vedere se con aria pulita riuscivo a fare la differenza nel T2, e quando ho avuto aria pulita davanti a me ho sempre recuperato gli altri, quindi per quello era buono. E poi però diciamo che è partita male perché non mi sono migliorato in qualifica, e qua bastava anche 1-2 decimi per prendere qualche posizione in più. Eravamo tutti molto vicini, quindi è stata una gran qualifica di gruppo, però purtroppo non sono riuscito a migliorarmi nel secondo settore, nel secondo stint. E poi ho detto vabbè, vediamo cosa succede, sto dietro, e tanto sapevo che bene o male qualcosa succedeva, e in effetti è successa. Allora diciamo che ho scelto di mettere una hard perché ho detto ma vediamo com'è e soprattutto che cosa succede, poi magari mi tengo una media nel finale oppure non serve, però la gomma hard comunque non era bruttissima rispetto a ciò che si diceva. E poi ovviamente alla ripartenza della prima safety car, essendo molto più carico, mi sverniciavano tutti, ho detto vabbè, vediamo teniamoci per il finale, cerchiamo di non prendere penalità, che qua era uno spauracchio non da poco, e difatti sono arrivato a podio per quello, cioè, alla fine quando ho visto che davanti a me c'erano TL ore con 3 secondi, ho detto vabbè, almeno un terzo posto lo prendo. Poi è successo l'inaspettabile, una safety car a 3 giri dalla fine, e lì ho detto cazzo, cosa faccio adesso?
perché se rientro e non riesco a prendere la safety è inutile che sono rientrato e magari mi gioco un podio, e se non rientro e gli altri rientrano indietro, cosa succede? Che mi sverniciano di nuovo. Quindi è stato un 50-50. Ho detto vabbè, continuiamo, vediamo se riusciamo a non farli attaccare. E ci si è riusciti all'inizio perché si è riaccodato solo Lore, e poi è arrivato ovviamente Alesi, che era 2 secondi 1 quando si è ripartiti, però aveva gomma nuova e ci ha ripreso in un amen. Allora ha dato tutto l'ers proprio al penultimo giro sul rettilineo. Ho detto ne ricarico un po' e poi provo a uscire a razzo, e comunque non stava bastando, perché se non ci fosse stato Tia con la scia mi avrebbero sverniciato di nuovo, ovviamente per le ali più cariche. Però dai, finalmente una è girata bene in quest'anno, quindi il secondo posto va bene, siamo in ascesa, perché se non ci fosse, lo dicevamo prima, se non ci fosse stato il ritiro a Suzuka, erano 3 top 5 di fila, che per come era iniziato l'anno, cioè è tanta roba, quindi vediamo ad Abu Dhabi cosa può succedere e ci arrivo abbastanza carico, dai. Molto bene, Jay, domande? Carico in tutti i sensi, visto la che avevi, ci arrivi carico bene per Abu Dhabi. No, beh, come hai detto te, ultime gare molto buone a livello di risultato. Cos'è cambiato? È cambiato qualcosa rispetto all'inizio stagione? Anche perché è la prima volta che riusciamo a parlare con te dopo l'anno scorso, che l'anno scorso eri molto più competitivo, quest'anno molto più in difficoltà, soprattutto nella prima parte di stagione, anzi, fino a metà stagione. Poi però da 4-5 gare a questa parte ti abbiamo visto molto più competitivo. Cos'è cambiato? Magari le piste ti sono venute più incontro o hai trovato qualcosa sull'assetto? Qual è stata la mossa che in questo momento ti vediamo fare finalmente dei risultati che un po' ci aspettavamo a inizio stagione? Sicuramente il tempo per allenarsi, perché anche se comunque la Pro ha dei piloti che sono molto forti, e se non ti alleni finisci in un attimo nelle retrovie. Non avevo tempo per allenarmi e adesso ne ho avuto un po' di più, quindi mi sono messo lì piano piano e i risultati si vedono, quindi sono molto contento. Questo mi fa anche ben sperare magari per l'anno prossimo, nel senso che se riesco ad allenarmi come dico io, qualcosa di buono si può combinare. Bisognerà vedere anche la Pro che ci sarà, perché ovviamente la Pro è sempre stata molto ostica. Però oltre al tempo, comunque anche sì, un accorgimento sul setup, perché a me non piace per niente la macchina puntata sull'anteriore, mi dà proprio fastidio, perché sto posteriore leggero mi dà proprio sui nervi, non mi dà fiducia in trazione, non mi dà niente, e quindi ho cercato di puntare un pochettino più sul posteriore fermo per avere un pochettino magari più di linearità, e di guidabilità soprattutto. E infatti bene o male così, sì, magari sei un pochettino più lento a centro curva, ma in uscita di curva, entrando magari un pochettino più lento, riesci a recuperare il gap. Vediamo, comunque mi sono divertito. Diciamo che la prima gara era andata anche abbastanza bene, perché ero arrivato settimo, primo degli umani tra virgolette, perché là davanti andavano molto forte, e poi non avendo tempo per allenarsi, difficile fare il risultato di una pro del genere. E però dai, alla fine fa piacere essere qua davanti e tornare qua davanti. Non arrivavo secondo da Monza dell'anno scorso, quindi è buono, e speriamo, vediamo di concludere bene a Abu Dhabi, poi il prossimo anno si vedrà. Molto molto bene, grazie Andre. E allora passiamo al terzo classificato, ovvero Alesi Alberto. Allora, a te la stessa cosa di Long, solo forse un po' più diversa, perché a inizio ti abbiamo visto che avevi rotto l'ala, se non erro, sì, avevi rotto l'ala, sei rientrato e hai messo una gomma hard, poi c'è stata la safety e diciamo te la sei di nuovo rigiocata, ecco, ti aspettavi questo finale oppure diversamente? Ma di finire sul podio non me l'aspettavo, perché purtroppo non sono riuscito a provare nulla, quindi ero rimasto
due settimane fa ho messo il road in pista Interlagos alle 20:45. Ho fatto 18 giri di gara e 2 giri di prova a tempo. Ho comprato un setup al mercato nero dei setup, però era un po' troppo carico. E alla fine è andata il podio inaspettato. Qualifica ho fatto solo un run, ho usato solo un treno, ci ho fatto 3 tentativi con quello lì perché non c'avevo il feeling giusto, non mi andava a sprecare le gomme. E alla fine mi è servito quel treni che non ho sprecato. E poi non sono riuscito a provare realmente il setup come ci avevo, perché primo giro sono stato preso a panino da una McLaren e Lopeschi, credo, e c'avevo subito un danno al fondo leggero. Poi dopo 4-5 giri, mentre mi superava Lopeschi, che non mi ha minimamente toccato, andando verso l'archibancata, il danno è diventato giallo. Penso che ho preso il cordolo interno un po' troppo aggressivo e lì la macchina ha iniziato a scivolare. Fortunatamente era un assetto carico e quindi sono riuscito a rimanere in pista. Poi niente, ho provato la strategia di andare su tre soste, soltanto che ho fatto una bollata, non mi ricordavo la corsia box così stretta e l'ho pagata troppo, la corsia box del Brasile, quindi ho rotto l'uscita di corsia box. E sono dovuto subito tornare a rimettere un'altra gomma e poi mi sono messo a girare sperando in una safety car, quindi avevo quella gomma rossa con un giro solo e ho rimontato un'altra rossa e poi è entrata la safety car, sono riuscito ad agganciarmi, tanto che peccato che serve quella maledetta corsia, non c'era più il cartello dei limiti di velocità e guardavo la riga, stavo 80, ho riaccelerato 81 e mi ho preso quei 5 secondi che alla fine mi sono costati alla fine della fiera la gara, però se la vincevo era totalmente immeritata, sarebbe stato un jolly, ma stava, era una lotteria, quindi non va bene così il podio così e niente, alla fine c'avevo sta gomma e c'avevo, la mia scelta è stata obbligata perché c'avevo quei 5 secondi che mi avrebbe portato in fondo al gruppo, quindi dovevo assolutamente rientrare. Se non c'erano quei 5 secondi avrei ripreso la safety car, non so se riuscivo a passare long perché ci ho provato in tutte le maniere, ma mi ha detto che mi vedeva la gara e quindi mi sono preso delle chiuse, però mi ha detto che non mi vedeva la gara, quindi vabbè, però tanto secondo terzo cambiava poco, quindi per come si era messo va bene così. Gara molto intensa, tanti duelli con tante persone, tutto regolare, tutto molto bello, torno sul podio finalmente pure quest'anno e niente. Il nostro l'abbiamo fatto per quest'anno, vediamo l'anno prossimo se c'è un po' più di tempo di allenarsi, pure il gioco esce prima, quindi se non fanno una patch che modifichi tutto a ottobre, già abbiamo quel mese di fine maggio, primi giugno per prepararci un po', perché quest'anno è stato un inseguimento continuo. Però mi sono, ultime gare mi sono veramente, anche se non ho provato tanto, mi sono divertito tantissimo. Questo è quanto. Molto bene, molto bene. Jay, domande per Alberto? Per Alberto, allora, a parte che non so se ti ricordava magari Brasile 2003 con tutti questi cambiamenti, con cambi di leadership / posizioni avanti e indietro, ti ritrovi davanti. Non mi aspettavo tutte queste safety car sulla pista del genere, quello no, sicuro. A parte questo, ma comunque come valuti il livello, ti parlo più da, diciamo, pilota mai navigato, no? Come valuti questo livello della Pro rispetto anche ad anni passati, no? Oppure in generale il livello che sei arrivati adesso, no? Tra Pro, Master, Sport, rispetto anche a anni passati, come lo valuti? Cioè, c'è un innalzamento del livello, un abbassamento, più aggressività, meno aggressività, wow. Un po'... Ti posso dire che gli altri campionati non è che l'ho seguito moltissimo, a parte qualche gara della Master. Per quanto ti dico la Pro, la velocità non mi rendo conto perché non ho provato tantissimo con quelli della Master, quindi non mi rendo conto. Però lo stare in pista, nonostante siano tutti piloti duri, ma è divertente perché sono duri ma corretti. Sono puliti, ti lasciano lo spazio, te lo lasciano il minimo spazio, ma te lo lasciano tutti. Quindi è stato un campionato divertente con una squadra che è partita dall'inizio alla fine. Questo è il primo anno che c'è una squadra che parte una griglia e arriva una griglia fino alla fine, ed è
fantastico, e questo ha permesso di conoscerci fra noi in pista, e quindi sappiamo quello che uno fa, quello che uno può fare, quanto spazio ti lascia, ed è molto bello e divertente veramente correre nella Pro. Dopo, questa era una pista un po' particolare, quindi due zone di RS. A proposito, questo di, allora, io te veniamo dai precedenti giochi in Formula 1, che una volta si parlava di gestione a gomme, gli RS faceva meno effetto e si stava meno a trenino, c'era più ritmo di passo, e siamo diventati adesso un gioco che sembra ciclismo. Oggi abbiamo visto i primi 20 giri uno dietro l'altro, in 14 nessuno che si passava. Ti piace, non ti piace questo stile di gioco? Cioè, anche questo, perché comunque vieni da una parte che prima si girava in una certa maniera, chi aveva passo dava secondi, dava decimi, dava secondi, e si creava praticamente delle, tra virgolette, vittorie in solitario oppure piccoli gruppi. Adesso invece giriamo tutti uguali, tutti attaccati col DRS, con la scia che fa una grossa differenza. Anche lì il cambiamento, lo approvi, non lo approvi, ti diverte di più questo tipo di gare o ti divertiva più le gare di prima? Allora, io ho corso gare che si partiva e si arrivava senza safety car, cioè pure tu. Sì. Erano veramente massacranti, una qualifica intera. Si partivano macchine che pesavano più di 100 kg, pesavano, perché non c'era, non mi ricordo, ma roba per, quando c'erano gli ultimi aspirati, il 2013, si partiva con macchine pesantissime. Allora, adesso forse è divertente? Secondo me una gara come quella di oggi all'inizio non è divertente, ma non mai anche la pista, la doppia zona di RS. Però in Brasile è stato spesso così. Sicuramente un effetto scia che influenzi meno sarebbe molto meno accetto. È un DRS. Io l'anno scorso qui in Brasile ho fatto secondo una gara, disperato con il buon Leux, e c'era una McLaren che mi prendeva 9 decimi nei due settori DRS, e non me lo riuscivo anche se c'era più passo, non riuscivo a togliere dalle scatole. Quindi questo problema si ripropone. Ma è un po' la pista. Certo, se ci fosse meno questo effetto del DRS della scia sarei molto contento. Quest'anno c'è il problema della gestione delle gomme, che io l'ho notato con la gara di oggi. Per esempio, c'è una soft che era molto carico, peccato il danno al fondo, che mi ha creato il danno al fondo, dei piccoli bloccaggi. Io ero più carico degli altri, per non andare addosso agli altri, piccoli bloccaggi che mi rovinava la gomma. Questo che ti dice che non puoi strafare. Se provi a fare una cosa in più, perdi il rischio, non vale troppo la pena. Il rischio purtroppo non vale la pena, perché un gruppo di quello lì, col passo che c'avevo, cioè il fondo a posto, lo potevo anche passare 3-4 macchine, però il rischio era esagerato. E non e su queste gare, purtroppo, dato che sbagliano molto pochi, oggi è stata una gara un po' eccezionale, la prima gara che penso che ci abbiamo due o tre safety car sulla Pro, penso la prima gara. E lo paghi, perché il treno della gomma si rovina secondo me un po' troppo, ma è come nella realtà. Dopo non mi piace la realtà, e nella realtà purtroppo se stai dietro una macchina, l'attacchi, fai due bloccaggi, vai in difficoltà. Il gioco se li fa quello. È giusto o sbagliato? Secondo me non è bellissimo, però purtroppo nella realtà è così. Quest'anno ce lo becchiamo così. L'unica cosa di quest'anno che non mi piace è che la trazione è troppo facile, e quello ha creato maggiormente i gruppetti. Io fino a metà anno trazionavo come F1 2022, ero molto in difficoltà, perché quando ho scoperto la trazione, allenandomi veramente pochissimo, non ho avuto tempo, proprio il martedì, il giorno della gara, già andavo molto bene, molto bene. Capito un attimo com'era la trazione di quest'anno, e secondo me è troppo facile rispetto all'anno scorso, e quella è un po' la rimpiango. Perfetto. E così abbiamo dato una disamina anche tra il vecchio e il nuovo. Perfetto, allora io direi che siamo anche in conclusione. Io direi che le domande le abbiamo fatte per tutti, e niente, io ringrazio ovviamente il buon Marco Luconi che è andato di là a parlare con gli altri ragazzi, ringrazio ovviamente anche il buon Jay che è rimasto qua con me, grazie Jacopo. Grazie a te Simo. E ovviamente ringrazio anche i nostri tre ospiti che ci hanno raggiunto per le loro interviste, soprattutto grande bella gara per tutti e tre, grandi ragazzi, bravi.
I complimenti a Patrick per la vittoria, mi sono dimenticato, anche se mi ha definito la Lazy di AliExpress, non mi piace, però vabbè, me la prendo. Grazie, grazie. E niente, allora noi vi salutiamo, vi aspettiamo la domani sera con la Master League per diciamo chiudere questo, diciamo, questa settimana in Brasile, poi per spostarci la prossima settimana per l'ultimo appuntamento in Abu Dhabi. Noi vi ringraziamo, vi auguriamo una buona notte a tutti e ci vediamo domani. Ciao ciao! Buonanotte!